Bene, a posto, Sentire te a Albi? bene, bene. Come procedono le cose giù in Italia? Tutto abbastanza regolare, dai. Sto lavorando più adesso che prima del lockdown, Sì? quindi gli impegni non mancano. Non chiedermi perché, però sta succedendo questo. Ma Da voi come procede? io ho visto che non c'è stato tanto una riduzione, anzi. Io credo che le persone che normalmente erano abituate a fare coaching sono state ancora più incentivate per avere una guida comunque in questo periodo un po' così. Io almeno ho visto questo. Però io rispetto al primo lockdown ho visto più, non so se io o in generale, io sicuramente sono andato molto meglio rispetto al primo. Anche perché magari il primo, se è successo in marzo dell'anno scorso, tutti forse avevano anche un po' paura, boh, non sapevano cosa fare. Sì. Adesso Ma magari tanti non erano neanche sicuramente attrezzati. Invece anche quest'anno sono già. quello c'è, poi magari anche il fatto che la gente, perché mi arrivano anche delle persone che comunque hanno poca attrezzatura. Però uno magari dice anche, va bene, è aprile, ma non è che possa essere Giampiero Galeazzi d'estate, anche se le palestre sono chiuse. Quindi comunque vogliono Si lavorare. può. Sì, Ecco. ho visto tanti esempi che si sono attrezzati rispetto al primo lockdown, tanti magari sì, ti contattavano, ti dicevano però a casa ho, cos'hai, un bilanciere e due dischi da 10, cosa vuoi fare? Cioè, capisci, era proprio una roba che dici invece se si sono un attimino attrezzati adesso riescono comunque a fare già una bella programmazione, anzi sto seguendo dei ragazzi che hanno un'attrezzatura a casa che è fantastica, cioè, ho visto anche quel ragazzone che segui tu, il Fichicelli. Sì, Fichicelli, sì, lui è attrezzato Lui, molto bene. cazzo, lui ha messo la palestra completa a casa, sembra veramente. Ale, se non sbaglio, voleva adibirlo a studio personal, non lo sta Lui, secondo me, adesso si sta allenando, penso, in una struttura di un suo cliente, penso, però sta adibendo uno studio personal che aprirà a breve, cioè a brevissimo apre uno studio PT Poi tra rack, pesi, ne ha tanti, lui. cioè, Sì, un non so sacco, se lo. anche i power arms, non ci manca nulla. No, poi cioè, avendo comunque tantissima forza, hai visto che è molto forte. Molto Cioè. forte e la forza è aumentata. Non chiedetemi perché, molto. Ma questa era una cosa che ho notato anch'io nel primo lockdown, che quando avevo dovuto fare per forza di cose, comunque allenamenti molto basici, quindi i classici stacchi, rematore, affondi, qualsiasi cosa più super basic, anche a me la forza era aumentata bene. Io ci ho fatto la massa che poi mi ha portato alla stagione agonistica 2020, tutta qua in garage. E infatti, cioè, ti dico, proprio a lavorare con i classici rematori in tutte le salse, stacchi, piuttosto che per le gambe, per esempio, vabbè, non avendo ancora il rack, ho fatto tanti affondi, si scuote tutto, eppure anche lì la forza me l'ho aumentata, specialmente quando utilizzavo per esempio bilanciere, rematori, tutto per il dorso. Quindi se poi uno è anche attrezzato, deve fare esercizi base, lì non ci scatta come forma. No, ho visto bene, molto bene lui. E 107 107 kg di grasso non ce n'è molto, se consideri che novembre 2019 ha gareggiato a 89, stratirato però 89 a occhio una decina di chili, cioè 607 adesso io penso che andrà attorno ai 100 kg più o meno, cioè, Ha fatto un penso salto bellissimo. Complimenti, davvero, meno. lui è Penso bello, meno. fantastico. È che lui sì, è molto forte in tutti gli esercizi. Però io non è che faccio allenare con programmazioni pro forza, diciamo un po' un effetto collaterale, mi viene a immaginare dell'ipertrofia sviluppata, del fatto che nel suo caso anche il tessuto suo connettivo si è adattato più di altri alla forza muscolare, mentre spesso questo è un limite, cioè il muscolo diventa più forte, però se i tendini e i ligamenti non si adattano, lì esce il limite, quello di cui parla sempre Michael Herr nel tessuto connettivo, ce ne parlano anche altri, però questa è la propria dimostrazione. E ok, gli esercizi basici, come dicevi tu, Marco, sicuramente ti danno molto. È chiaro che l'atleta deve essere perfettamente integro. Certo, ovvio. Se no, se no, se no, No, così. poi Che proprio un bello. poi ti dico, Albi, comunque Ale era anche l'anno scorso che l'ho visto in gara, era strappato, ma veramente tirato, ma manteneva Molto. la densità, perché lui è proprio denso, cazzo. Cioè, veramente denso. E adesso Infatti quest'anno. casualmente ha molta forza. Cioè, ragazzi, quest'anno infatti, secondo me, sono curioso di vederlo e poi lo vedrò, secondo me, tra poco.
mancano 8 settimane, è grosso, ancora più grosso, ma c'ha quella densità che dà peso grosso, che poi li muove Poi, tutti. per Cioè. fortuna ha fatto un off-season molto pulito come Bodyfit, e adesso a 5 settimane sta ancora mangiando molto, ha tantissimi zuccheri durante, dopo, comunque anche durante il giorno. A occhio sarà attorno ai 400-500 grammi di carbo, che sono Ma lordi onetti. non pochi. Allora, secondo me, giorni di workout, secondo me attorno ai 500 lordi, perché più o meno 120 diurni, 120 post, un po' sparsi durante il giorno, più o meno va lì attorno, poi magari mi posso sbagliarvi un po', però per dire che riuscendo a mangiare, riuscendo a tenere l'allenamento anabolico, che è una cosa che io promuovo molto, cerco di ottenere sempre, si possono creare queste cose. Infatti i carichi delle due sono saliti, cioè l'altro giorno ho fatto 2,35 di squat, 6 colpi, ma fatti bene, cioè per un Mazza. bodybuilder. Sì, Comunque sì, lui sì, sì. non è nano, è 1,77 m, quindi cioè, sono pesoni. Albi, questa cosa dell'intra workout, approfondiamola un attimo che è interessante. Intra e post, che tu abbondi molto, ne avevamo anche parlato più volte sulla peri-workout nutrition in generale, tendi a renderla molto. Io tendo a sicuramente sono le ultime cose che vado a tagliare, sempre compatibilmente con la massa muscolare, con la body fat che c'è, perché chiaramente se uno è grasso bisogna tagliare, però quello che cerco io è di tenere sempre l'allenamento come momento anabolico, perché a mio avviso se tu fai bodybuilding e l'allenamento non va a creare uno stimolo anabolico, per me non stai facendo bodybuilding nel modo corretto, si perde proprio il significato. Poi magari sotto gara uno si può accontentare che l'allenamento sia anche solamente anticatabolico, cercare una sorta di pareggio, però ci deve essere quello stimolo, a costo di fare la fame durante il giorno, a costo di far fatica a dormire la notte se magari non c'hai carbo la sera perché ti alleni la mattina, però io vedo che tende a funzionare molto, e anche stando alto lì attorno, la percentuale di grasso non si va a intaccare, e dopo si potrebbero aprire tanti tanti ragionamenti, perché cosa si sente di solito? Che se tu hai la glicemia alta, quindi di riflesso hai l'insulina alta, poi se la produci ce la metto un altro, cambia poco, però il senso è quello. L'insulina blocca l'ossidazione del grasso. E boh, io vorrei guardarci, perché cioè, anche se ragioniamo insieme, tu quando ti alleni sei in modalità anaerobico fondamentalmente, o con i fosfati o lattacido, o comunque entrambi. Però tu quando ti riposi, cioè tu nel tempo di recupero, il tuo sistema energetico, per forza di cose, shifta su quello aerobico. Tu ti riposi in modalità aerobica. Bene. Durante questo tempo di riposo, per forza, le calorie che tu bruci per il sostentamento provengono primariamente dai grassi, perché sei nel sistema energetico ossidativo. Quindi il fatto che mi dicono che l'insulina blocca la lipolisi mi sembra un po' così, capito? Diciamo che c'è una preferenza. Il problema è che la gente cerca di fare tutto in bianco e nero, ok? Non è così. C'è sempre una preferenza, nel senso che quando c'è un ambiente con la glicemia tendenzialmente elevata, con l'insulina che spinge, il corpo tende ad orientarsi. Poi è Bene, logico che quando certo. lavori in anaerobiosi può solo utilizzare i glucidi, perché i grassi hanno bisogno dell'ossigeno. Il discorso è Assolutamente. che io ho notato. È da un primo punto di vista il discorso di incentivare la performance, cioè rendendo il momento anabolico la performance è incentivata, la cellula è più Assolutamente. idratata, quindi sì, tu crei danno muscolare, quindi da un punto di vista c'è un catabolismo, ma dai subito, metti la cellula sempre in una condizione di poter recuperare più velocemente. Quindi da una parte il muscolo recupera prima, che in un contesto di off-season, ma anche di contest prep, è fondamentale, ma dall'altra il discorso è quello che succede dopo, cioè. Quando quel momento è fortemente anabolico, tu stai veicolando le tue calorie verso il tessuto muscolare. Quindi tu hai un anabolismo e, nel caso del cut più estremo, un anticatabolismo. Quindi tutto il momento catabolico tendi a orientarlo verso il tessuto adiposo. Quindi quando vai a togliere successivamente i grassi,
tu vai a, cioè, scusami, togliere le calorie, togliere carbo lontano dall'allenamento e tutto il resto, vai a creare una richiesta energetica che il corpo soddisfa principalmente con i grassi. Certo, che poi questo con la nutrizione lo faccio tenendo tendenzialmente molto più bassi o in certi momenti anche assenti i carboidrati in altri momenti, magari nei momenti in cui uno fa cardio. Infatti, come avevamo già parlato in un altro, non so, podcast o mio, tuo, non ricordo, il fatto di dividere un po' la giornata in momento lipolitico di Bravissimo. riposo e in momento low performance. Io questo ci credo molto. Io vedo, però, cioè questo secondo me è il modo ottimale per il mio di fare le cose. Però in atleti portati funzionano anche approcci che magari possono avere molto meno senso. Io vedo sistemi di lavoro di coach che neanche indicano il timing di assunzione, cioè mai. Cioè, oggi mangia 400 di riso, domani mangia 600 di patate, Dici tu, esatto. quando ti pare. E comunque diversi atleti arrivano in forma, diversi non ci arrivano, però questo mi viene da dire che comunque il tutto, cioè in macro sono comunque sempre le calorie che possono comandare e comunque l'ambiente anabolico che anche certe situazioni pre-contest o di massa possono creare. Poi da lì si possono mettere anche, cioè, sicuramente delle accortezze, cioè il timing è molto molto importante, ma un atleta molto portato può arrivare a posto anche facendo delle, non delle minchiate, ma magari essendo un po' meno preciso. Infatti, Albi, poi secondo me l'errore più grosso che pensa la gente a casa è credere che quell'approccio vada bene per tutti. Ed Questo è il è motivo esatto. per cui molti coach blasonati usano quell'approccio per tutti. Poi, ovvio che da casa vedono, come hai detto tu, il fenomeno, il cavallo di razza sul quale c'è, cioè, comunque questo approccio funziona, ma ce ne sono per uno forte 20 su cui quell'approccio lì Anche il cavallo di blasonati. razza però potrebbe funzionare ancora meglio stando attento a certe cose. Appunto, mi viene da dire, appunto, come hai detto tu, Ma guardate cioè un a Big cavallo di Remy. razza, che funziona bene quella cosa lì, immagina gestito col timing corretto, sarebbe mostruoso, cioè quello che mi viene da dire. Ma dopo dipende comunque anche sempre dalla quantità dei macronutrienti, perché io, per esempio, nella mia esperienza ti dico, quando stavo a 900 grammi di riso al giorno, capisci che comunque concentrare tutto nella pre-workout nutrition risultava abbastanza difficile. Assolutamente, assolutamente. Esatto, mi sarei trovato magari ingolfato sia durante e anche dopo, cosa che invece io, per esempio, distribuendolo durante tutto l'arco della giornata, mi sono sempre trovato bene, cioè sia dal punto di vista della performance piuttosto che anche del recupero, ma forse anche perché logicamente tutto insomma, l'intake calorico che c'era durante l'arco della giornata era talmente, tra virgolette, Sì, alto certo, quando sei che così alto, per forza esatto, sempre comunque. per forza devi un po' dividerli, però io comunque. Non so, in diversi ragazzi, anche in massa, anche boh, a un chilo di carbo lordi, diciamo, se magari in chi ha opportunità di fare, non so, cardio stomaco vuoto, magari nel primo pasto non ci metto carboidrati, per dire. Poi magari negli altri 4 o 5 li metto, assolutamente. Infatti, Albi, se ti ricordi, quando ci sentimmo una volta su Instagram, no, su WhatsApp, non mi ricordo. Sì, va. Comunque, ti avevo detto che avevo provato anche così per curiosità, sentendolo nel vostro podcast, quello che avevate fatto a ottobre, novembre, adesso non mi ricordo di preciso. Anche io ho fatto un periodo post-gara in cui avevo gestito più o meno così, quindi cardio, stomaco vuoto, zero carbo nel primo pasto. Tutti concentrati appunto più che altro nella pre-workout nutrition, e poi prima di andare a letto li toglievo ancora per concentrare tutto appunto lì. Mi ero trovato bene anche dal punto della performance, però lì magari appunto avevo anche un intake calorico più basso, Non proprio anche troppo, è chiaro come. che più lo alzi, più devi aprire. Sì. Esatto. Però per esempio adesso che io sto viaggiando più o meno sui 950 grammi di carbo lordi al giorno, però devo dividerli per forza. Allora tengo magari. Sì, per esempio, il classico ciclo restrittivo durante allenamento, sia post-allenamento con appunto, tutto il giusto timing, aspettando quella mezz'ora prima di prendere appunto le ciclorestrine, eccetera, eccetera, eccetera. Però durante tutto l'arco della giornata la divisione di carboidrati la sto tenendo comunque fissa, perché ho più o meno sui 140-150 grammi di carbo lordi a pasto. Dovessi mangiarne di più, sarei imballato. Cioè, veramente, arriverei al pasto che ora che
riuscirei a mangiare quello dopo sarei veramente troppo full. Ma perché quello che Quindi succede è che quando sali così, a un certo punto il motore inizia a girare così tanto che la performance settale è alta, i processi di recupero hanno bisogno di un sostegno perenne durante tutta la giornata. Cioè, il discorso è che noi portiamo il corpo a un limite anche da questo, e soprattutto da questo punto di vista. Cioè, a un certo punto veramente è tanto dover mantenere la macchina in una fase di bulk, anche perché te adesso stai vicino ai 100? io? Di peso? 9,50 mi sembra. No, no, di peso. 9,50, sì, Ah, peso. 98 kg. 98, 98 Cioè, abbondante. camminare, muoverti, fare le cose più banali, eccetera, cioè, hanno un consumo pazzesco. La gente questo molto spesso non se ne rende conto, perché, cioè, io dico sempre, immagina tu che pesi magari, persona X, che pesi 80 kg. Immagina prendere un manubrio da 20 e passare tutta la giornata con questo manubrio da 20. Cioè, È raga, vero, è anch'io lo faccio pesante, così. è pesante, è pesante. Quindi, io mi ricordo che quando ero piccolo e sbarbato, posso dirlo ormai, vidi un video di... Non sei mai stato piccolo, eri giovane. Ero giovane. Non eri piccolo, eri giovane. No, vidi un video di Ben Pakulski che faceva vedere il cardio, spiegava il cardio e faceva cardio HIIT. E lui faceva sta corsetta su dei gradoni. E dicevo, ma questo mica è cardio HIIT, cioè il cardio HIIT spingi, vai, senza pensare che quando pesi Non credo 130 kg... che di sì. Pesava, Allora... cioè, se sono un polpaccio pesava 20 kg a Pakulski, forse. Esatto. Cioè, nel mio piccolo, pesando per carità neanche 100 kg, quindi non sono neanche lontanamente 130, però stamattina siamo andati a fare la camminata, io l'amorosa, L'affanno, immagino. e cosa? Ti senti un po' l'affanno anche camminare, porco Giuda. Allora, neanche tanto lo fanno perché comunque il cardio lo sto tenendo sempre. Cardio comunque un net bello alto. Più che altro, vabbè, il cardio magari quelle 2 o 3 volte a settimana, quella mezz'ora, 45 minuti, tenendo un battito sempre in steady state, quindi sui 125-130, una roba del genere. E quindi il cuore lo sto tenendo bello allenato. Ma poi, come diceva anche Ludo prima, durante tutto l'arco della giornata fai anche solo le pulizie, scendi le scale, sali le scale, cammini. Cioè, comunque sto sempre sui 10.000 passi adesso più o meno. Sembra, però, logicamente, arrivi alla fine della giornata e dici, cazzo, son più stanco. È vero, hai tante calorie addosso, però il dispendio calorico che hai quando logicamente pesi 100 kg, ma poi andando addirittura sui pesi massimo, super massimi, 120, 130, 140 kg in massa. Minchia, lì, anche se per esempio non fanno cardio, hanno comunque un dispendio calorico giornaliero che è incredibile, anche solo con le mansioni giornaliere più Consideriamo note. anche questo aspetto qua del portarsi dietro peso e c'è anche il fatto, questa è una cosa che penso io, però potrebbe avere anche un fondamento, che quando dici, ok, tu okay, mangi molto, ma anche tu quando mangi molto, dopo aver mangiato, tu devi metabolizzare e ci sono dei processi energetici, c'è cioè un dispendio calorico. Il thermic effect of food e perdere energia per digerire cibi tanto poco ti porta via energia. C'è cioè il paradosso che tu per ricevere energia fruibile devi disperdere anche energia. E non è un caso che se tu la mattina ti svegli e non mangi, a parte che dopo mezz'ora hai fame e dici magari cazzo non ho mangiato. Sto morendo, però dopo stai bene, di testa sei lucido, non sei appesantito, ma perché i processi digestivi non sono in atto. È vero, infatti durante tutto l'arco della massa, anche durante l'arco della giornata, si è sempre abbastanza cioè rintronati, e comunque sempre i processi digestivi in corso, sei comunque sempre appesantito. Quando fa venire sonno. Esatto. Mettici appunto un po' la glicemia, un po' che il corpo è impegnato comunque a digerire, ad assorbire i macronutrienti e tutto, una bella spesa. Ma comunque invece volevo collegarmi al fatto della muscolatura presente che abbiamo preso prima di esempio di Ale, che secondo me è una muscolatura del genere, come può essere lui, ma come si possono prendere anche ad esempio alcuni professionisti, come possono essere parliamo di quelli moderni, senza andare indietro, un James Holyshead piuttosto che un Yann E Baier, come si dice. ascolta una cosa, mi dici come si chiama su Instagram? Che così lo Sì. faccio. Ale. Ale. Alessandro Ale Fic 87, Alessandro Ficicelli. Ale Mi hai Fit. messo un po' oggi. Alessandro Ficicelli. Fichicelli. Ficicelli. Vedo se lo trovo.
Perché così. Eccolo. Sì, diamo un punto di riferimento. No, non me lo Lui. prendevo. Ok. Vai, vai, parlate che io intanto. Cioè, io quello che dicevo era appunto che la densità muscolare che crei con determinati pesi, con una determinata intensità di allenamento, ce l'hai appunto solo se tiri su determinati pesi e se arrivi con un'intensità tale da creare dei muscoli così densi. Cioè, se uno guarda nel passato, per esempio, il classico Brent Warren piuttosto che un Dorian Yates, ipotetico. Se uno guarda invece, per esempio, il presente, un James Solishead o un Jan Valera. Sì. Loro, per Con esempio, le gambe di puntando Adi tanto. Chopin. Cosa? Esatto, Con le gambe di Adi Chopin. anche, esatto. Forgiate da anni e anni e anni di squat, come diceva lui, per esempio, che loro in Iran, appena entrano in palestra, la prima cosa che gli fanno fare è squat, 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 squat. Gambe, incredibile, sì. Lì uno Però potrebbe se una densità ipotizzare, muscolare. no, finché non fai una biopsia, non lo sai. Potrebbe ipotizzare che, no, forse biopsia ho detto una cosa non corretta, forse un'analisi diversa, non so neanche se sia possibile. Comunque per capire il muscolo se, in che percentuale è fatto di ipertrofia del sarcomero o sarcoplasmatica, però tutti questi corpi che casualmente muovono pesoni, che salienti o cattivi, questo aspetto duro, viene da pensare che la porzione contrattile del muscolo sia molto evidente rispetto alla porzione sarcoplasmatica che magari dà un po' più rotondità. Sì, perché se uno guarda per esempio i tempi, si facevano tanto l'esempio di due scuole molto diverse, quelle di Flex Wheeler, di un Paul Dillet, che loro per esempio erano tra virgolette famosi per non fare degli allenamenti super super intensi, cioè andavano comunque tanto anche sul pompaggio, eccetera. Infatti anche Flex Wheeler aveva detto che Aveva proprio poca voglia Flex Wheeler. non amava neanche tanto quello che era proprio l'allenamento con i pesi, lui amava, diceva, quello che era il risultato finale. Quindi lui sapeva che se voleva avere un determinato risultato finale, quindi di ipertrofia e tutto, doveva allenarsi. Però non è che si allenava perché comunque godeva mentre si allenava, comunque gli piaceva. E invece i tempi, appunto, sempre più o meno, comunque negli stessi anni, c'erano appunto un Dorian Yates. Un Dorian Yates Infatti che aveva Dorian quella l'ha muscolatura criticato. dentro. Esatto, però sì, era criticato, però minchia, No, 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 dico aveva Dorian l'ha comunque una criticato densità. Flex dicendo che se Flex avesse avuto il Ah, suo ok. impegno. Ah, sarebbe stato mostruoso. Vabbè, Esatto. forse si sarebbe evitato la famosa scena in cui voltandosi Coleman gli guardava il culo perché lui le righe non le aveva, forse, se il culo se lo fosse fatto Quella anche lui. scena lì è storica, proprio Oh, ma è. sapete che io ho comprato lo stesso costume di Coleman in quell'occasione lì, l'ho trovato a 20 euro su E ce l'hai Manswurst. con i costumi, eh? Capite? Cioè, io c'ho quello lì e anche di Gustavo Badel, pensate, non costano nulla. Ovviamente l'effetto sul Però culo non è lo l'effetto sul stesso. culo è stato il culo, eh. Lo so. Infatti, guarda, ieri mi sono messo allo specchio, me lo sono messo nel culo, passatemi il termine, il costume, e quindi però da spizzare il culo, ma non è venuto fuori niente. Però volevo capire proprio quell'emozione lì. Non è stato un fatto Ma io impazzito. mi immagino la scena di un, non so, toccando ferro e tutto, un ladro che entra in camera di Giuseppe, apre e vede tutti sti perizoma. Guarda, manca solo il viola uva. Se mi faccio quello, poi posso non avere Io, alcun problema. perfetto drag queen. Ecco, vedi? Io prima metterei un bipo, farei un taglio, Ludo, poi vedi te. Perché se no, Dai, che voglio vedere quanto tempo ci messe Giuse a mettersi contro tutte le varie comunità. Veg. esatto. Però c'è da dire una cosa, evidentemente hanno capito il messaggio perché le gomme della mia bici sono integre, la mia macchina è ben parcheggiata, lucidata là fuori, quindi Guarda, finché non non è scrivo un indirizzo qua sotto, sei a posto. Indirizzo in descrizione. Mamma mia, ragazzi, aiuto. comunque volevo chiedervi la vostra appunto su questo pensiero, cioè Questo se è secondo voi interessante. una determinata densità muscolare, cioè si porta solo e esclusivamente con determinati pesi, con una determinata intensità, o può essere magari più genetica, farmacologia piuttosto che altro? Cioè, Albe. secondo me farmacologia no, perché farmacologia fondamentalmente è la base un po' di tutti, o magari chi fa una cosa, chi fa l'altra, però boh, sembra proprio strano che chi porta una densità del genere così sul palco, poi vai a vedere come si allena e casualmente tutti quelli che portano una densità così si allenano in un determinato modo. Come dice Upan, io ho visto un video pochissimo tempo fa che faceva gli affondi 150 kg, camminati con assurdo, 150 kg. assurdo. Cioè, 3,20 di squat.
È incredibile. E quindi uno dice, poi guardi la sua densità e ti Esatto. rendi conto, forse anche perché. Albe, di la tua un po'. Beh, la mia è un'idea abbastanza similabile a quella di prima sull'alimentazione. Cioè, magari ci sarebbe un modo, diciamo, più corretto, anche se brutto da dire, di fare le cose. Poi, se tu hai una genetica straordinaria, comunque puoi ottenere veramente tanto, spingendoti un po' meno in allenamento, perché c'è poco da dire. Cioè, allenamenti a intensità altissima, con pesi altissimi, serve un drive mentale molto forte, devi mettere sul piatto il rischio di infortuni più alto, magari hai male alle articolazioni, però spingi lo stesso, cioè è uno sbattimento molto più grande. Poi magari anche lavorando a pompaggio su tri-set, su gen-set, è sicuramente impegnativo, però secondo me mentalmente meno. Però se tu sei talmente baciato da poterti permettere quello, come faceva ad esempio Flex Wheeler o Paul Dillett o qualcun altro, puoi tenere delle buone cose comunque. Però non è assolutamente un caso, secondo me, che è molto forte, se allena cattivo, ha questo muscolo duro e, andando dentro all'anatomia, secondo me potrebbe essere il fatto che la porzione contrattile, cioè quello che si muove del Certo. muscolo, viene primariamente stimolato con cariche pesanti ed intensità elevate, quindi per me non è assolutamente un caso. No, io sono perfettamente d'accordo su questo, cioè sia da un punto di vista osservazionale sia in generale. A me lo disse Stefano Greco sulle ultime ripetizioni, il fatto proprio di sfibrare il muscolo, di caricare tanto, eccetera, è quello che ti dà l'aspetto, cioè quella pasta proprio bella, dura, piena, eccetera. Quindi questo è, c'è sempre, sai, da vedere la genetica che ha davanti la persona, perché a un Anche certo punto. ad esempio le righe nelle gambe, no? Le righe nei quadricipiti. Ci sono atleti anche stratirati, anche molto forti, anche che tirano i pesi, che la pennatura laterale non ce l'hanno mai, o se ce l'hanno un po' accennata rispetto ad altro che più o meno Ma ce l'hanno. tranquillo, Sì. ma facci caso Albi, tornando al discorso della genetica, se voi vedete comunque un Alessandro Galli comunque sui glutei, cioè Ale non ha mai tirato con quell'intensità lì, ha tirato giusto, ma da quello che so non ha mai fatto allenamenti ad elevati intensità, però ha quei glutei con quella densità mostruosa. Poi un'altra cosa che volevo dire, tornando al discorso della struttura osseo-tendinea, cioè ci sono atleti forti come un Ficicelli, come un Hollingshead. Io sto vedendo in Italia ultimamente dei bodybuilder nostrani, grossi, che stanno cercando quell'approccio, cioè il volume proprio dell'intensità dei pesoni, a costo di sbattere e rimbalzare sullo squat. Sto vedendo delle scene orrende in questi giorni, guardate. Però la cosa che voglio dire, allora, un conto è un James Hollingshead, che ha una struttura osseotendinea incredibile. Cioè, quando James fa lo squat o una panca, voi vedete che ha delle ossa talmente stabili, grosse, quello non si spacca. Cioè, non ti spaventi nel dire cazzo, adesso questo si spacca in due. Io sto vedendo bodybuilder italiani anche di altissimo livello che quando fanno lo squat assistiti da quattro assistenti, io ho paura per loro che si spacchino le ginocchia perché li vedi che si stanno per spaccare come dei fruscelli. Abbiamo visto una Come? scena molto brutta, cos'è, un mese fa, dove era in Kuwait, dove era? Sì, bellissimo. Però per dirti, Albi, vedi, cioè, c'è gente che li vedi quando si mettono sotto quei pesi che temi per la loro incolumità perché lo vedi con occhio esterno, pur non conoscendo di che non hanno quella struttura osseotendina per reggere quei carichi. E te lo dice il fatto che se un Hollingshead quando stacca il bilanciere non ha bisogno neanche di aiuto, cioè il tipo dietro di lui, ma lui li tira perché sa che è strutturalmente forte, già che uno si faccia assistere da uno a destra, uno a sinistra e uno sopra, vuol dire che se non ci fossero quei tre, quello resta Lì sotto. quando lo vedi subito, quando uno stacca il peso, Sì, quando uno stacca il salto. peso, tu lo Salto. stacchi, è lì, e Sì. tu dopo va giù, è suo, come quando Sì, stacchi perché se già 250 tremi. squat, fai due passi e scendi, punto, cioè Sì, quello. perché già se lo stacchi lo vedi che ha paura ad andare giù, lì io gli toglierei gli assistenti, le fasce alle ginocchia della serie, ok, fallo adesso. E lì ti resta sotto. Però vedi, anche lì l'approccio dei pesoni, della densità, su queste persone, secondo me, non predisposte, perché si tratta appunto di predisposizione osseotendinea, nonostante stiamo parlando di grandissimi atleti, alla lunga potrebbe pagare in negativo, perché poi non è che fai quell'approccio lì e ottieni quel fisico.
Cioè, devi stare anche attento a usare la testa, perché se non hai quella struttura lì, Allora, spacchi. la cosa che devono capire le persone è, anche prendendo lo stesso Dorian, ma ancora di più James, pace all'anima sua, e Lux and Do, perché era un altro di questi. Ragazzi, questa era Mamma mia. gente che fa i pesi e tutto quello che vi pare, ma c'ha un controllo del La tecnica movimento, ma virtuosa, cara. mostruosa. Cioè, guarda la differenza anche tra James e Jordan Peters. Jordan si vede che lui va per il carico come un matto, andando oltre, ok? Per carità, chapeau, nel senso apprezzabilissimo e tutto. James lo vedi che sta perfettamente a suo agio, cioè Ma tira al anche l'ultima limite, però ripetizione, lui sta proprio tranquillo, cioè 300 kg di sì. squat, lui li va Meno leggero, tranquilli, come intensi, quello che vi pare, però. Kai. Sì, Come? anche Yain uguale. E Ma. quello che mi interessa ancora al discorso di Giuseppe, per esempio, quando appunto diceva certi bodybuilder erano strani, che poi magari noi vediamo i bodybuilder erano strani perché li abbiamo più sott'occhio, però di sicuro è un errore che fanno anche americani, Sì, francesi. certo. Però quello che vedo è che, per esempio, la ricerca del peso è quasi diventata più una ricerca del proprio ego. Quindi metto su tanto peso perché nel mio team, perché in quell'esercizio su Instagram, perché, ok, stanno usando 180 kg almeno. Se faccio 120, ipotetico, di T-bar, rematore al T-bar, lo faccio con 120, ma lo faccio controllato, sono considerato un debole, cosa che invece gli altri lo fanno con 180, quindi sono forti. Però bisogna sempre guardare anche le situazioni, È perché sono quello che ovvio che secondo me ha senso insistere magari sulla ricerca di un certo tonnellaggio fino a un certo limite, diciamo, ponderale. Mi ricordo una volta vennero nel 2011 Coleman e Philippe, due torri a Bologna. Allora io a Generico Picca diedi il contatto di una palestra a Bologna, andarono alla loro palestra e il titolare Alberto, parlando con Philippe, lui gli disse che in qualsiasi esercizio lui non metteva più no more than four plates, che sono 180 kg, non più di quattro piatti da 20 per per palco. l'altro. Cioè, ok, arrivato a quei tonnellaggi, cioè 180 di squat, 180 di panca, 180 di rematore, arrivato così forte, magari non ha senso cercare di andare ancora oltre. Lui diceva che questa cosa gli aveva insegnato Jay Cutler. Però, soprattutto in età ancora giovane di crescita, se si riesce ad arrivare a certi tonnellaggi senza dover eccedere, magari come Jordan Peters, sono d'accordo su quello che dice Ludovico. Tra l'altro, cioè, Jordan Peters adesso ha fatto un po' dietro front, no? Sta facendo un Parecchio. po' un. Jordan Peters mai diventato pro, una delle persone più grosse di tutti i tempi. Però tu l'hai visto sul palco, Albe, cioè è proprio È poca roba, brutto. è poca roba. È un armadio, sì, Ma in il forma. problema di Jordan sul palco è che poi lui Arrivava non può sta. tirato. Arrivava tirato. Allora, Jordan c'ha questo, che infatti mi ricollego a quello che diceva Marco. Jordan sul palco è arrivato in cui midsection completamente non pervenuta, cioè proprio brutto, brutto, largo, largo, proprio ciotto, non soltanto spanciamento, proprio visceri che strabordano ovunque. E lui è arrivato tirato, tanto tirato, ma zero profondità muscolare. Cioè sembrava proprio piatto, 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 con le Però strisce. è strano anche questo. Ma secondo me è dovuto, io sono convinto di questo, al fatto che lui ha abusato di chimica, tanto. Cosa che dice anche lui. Cioè io vedo che quando abusi, soprattutto sotto il contest, vai a creare quel livello di infiammazione per cui puoi anche essere strappato, tiratissimo, però non crei profondità. Cioè non c'hai i ventri, tipo le gambe, lui è tiratissimo, svenato, però non c'ha i ventri ben separati. Capito? Quella bella profondità, quell'equilibrio. Ha un pezzo unico. Sì, è vero. Sembra bidimensionale, capito? Cioè, comunque, lui ha sempre postato poco di lui sul palco, però da quel che dice lui stesso e da quel che emerge, è proprio un brutto spettacolo. Cioè, nel senso, non è proprio una teta bello da Non per lui. vedere. Dice, per quanto può essere grosso, lui dice, cioè, si vede bene soltanto in mass muscular, poi qualsiasi altra cosa, e in back double biceps, poi dice qualsiasi Ma altra lui infatti cosa. lui è grosso strutturalmente, ma se tu vedi i singoli distretti, non è che spiccano, cioè è un armadio come struttura ampio, ma proprio un omone, Sì, sì, ma a sì, livello di sì, sì. rotondità così non è che ha delle No, no, separazioni, no. quindi la È il sparisce classico così. bodybuilder da palestra e Sì, non bodybuilder da palestra. esatto. Sì. Perché in Esatto. palestra lo è mostruoso, è largo, è forte, tira,
però quando lo vedi sul palco perde. Ci sono tanti atleti che quando li vedi sul palco, magari li vedi 3 minuti prima nella pumping room, che sembrano veramente degli armadici. Questo fa un paura. Sì, anche Sono in spaventati. Italia abbiamo avuto tanti esempi anche di gente, cioè Corrado Maggiore, Sì. penso, ha vinto o 2 o 3 volte i mondiali FIB in anni pesanti, che è una cosa rarissima, non è un caso. Anche a Guarda, Duisburg, se non sbaglio, una gara vai storica. a vedere quanti italiani hanno vinto i mondiali FIB, davvero in poco. Pochissimo. E Corrado Maggiore ha messo una foto l'altro giorno, una delle sue forme migliori era 69 Paura. kg, va bene che non è alto, però non è 1,30 m, No, cioè comunque 1,65, se non sbaglio, Corrado, è piccolino, basso. metti che fosse anche meno, però comunque cioè, boh, a capi più 15, cioè a capi più 20, stai basso, però cioè, ci sono queste cose. Lunedì ero a pranzo con Alex Duccaro, che era a Bologna per lavoro, allora ci siamo trovati. Tra l'altro, veramente più ci parli, più capisci quanto è colto di bodybuilding, oltre che educato questa persona, e quanto non si esponga, non cerchi di fare lotte. E anche Alex, che poi l'ho visto tante volte, adesso non so in che periodo sia, però vestito lo vedi, ovviamente, che è un bodybuilder perché lo vedi, e poi quando si spoglia è incredibile, però da vestito sì, è un bodybuilder, ma non Si vede pesi le braccia, così. quindi soprattutto le braccia, il resto lo noti, sì. Poi quando si spoglia vedi quelle gambe lì che fanno paura. Cioè, Incredibile, quindi ma c'è un video che sta girando adesso di Bumstead, che appunto è in felpa, in palestra. Vedi che se la toglie e sembra un ragazzo, tra virgolette, sì, normale, grosso quando ha la felpa. Stiamo parlando comunque del mistero olimpiano, che siamo chiari. Cazzo, toglie quella felpa in canotta, rimani così. Sono proprio quelle persone che magari le vedi da vestite, sì, per carità, lui è in grossissimo anche forma, da però fisico, comunque. però per esempio in questo video Il appunto si vede proprio cambiamento che... di Bumstead dal 2019-2020 non sia il più grosso cambiamento forse della storia del Mamma mia, bodybuilding. mamma mia, Forse ecco ancora. paragonato a Coleman 2002-2003 o 97-98 quando ha fatto il salto, perché aveva qualcosa di 10 Non ha messo niente di kg ha messo di chili. peso, Zero. non ha messo niente di qui. Da vedere sembrano. Sì. Credo Allora, pochissimo. io Quanto, vorrei. Marco? Perché lui stava al limite. Cosa? Chris stava al Allora, limite. lui teoricamente l'anno scorso era arrivato a mezzo chilo dal limite, e quindi c'erano un attimino sparse un po' di voci del fatto che il limite l'avesse superato, ma l'abbiano fatto rientrare lo stesso. Nel senso che se l'anno scorso sei a mezzo chilo dal limite con le masse muscolari che avevi l'anno scorso, nel 2020 ti presenti, ok, sì, più tirato, più dry, va benissimo, tante belle cose, però era evidentemente più È pesante. difficile pensare che non fosse più pesante. Cosa? È difficile pensare che non fosse più pesante. Esatto. Uno magari sai, fa due più due, dici, o che l'hanno fatto per entrare lo stesso, nonostante magari abbia superato la tolleranza, perché Marco, quali comunque. sono le limitazioni di peso nei pro? Sì. Classico. Quali sono? Allora, io per Pro classico. esempio ti dico, io so la mia, solo la mia. Quando Io sei nel alto? amateur, io sono 1,71 e 2, 1,71 e mezzo in gara. Però ecco, da 1,70 a 1,73. T'ho Nei perso. pro? Ok. Quindi sono 4 kg, insomma, sulla mia altezza, 4 kg di muscoli veri e puri. Anche perché se poi, come sai anche tu, logicamente, come sapete anche voi, se la sera prima arrivi in tolleranza, comunque la sera prima, poi in gare tanto internazionali come Alicante, ho avuto addirittura 3 giorni pieni per ricaricare. Quindi mi sono presentato 83 in peso e poi siamo andati 85 e mezzo sul palco. Quindi magari uno logicamente può fare questo gioco, però sull'altezza di Chris mi pare che sia 104. 104-108, non mi ricordo. Quanto Bumstead 1,82, stronzata. Dovrei guardare perché sinceramente non ho è alto? più idea. Ecco, vediamo su Google. 1,85 e mezzo. 85. Considera che in America misurano con le scarpe, però sì, sarà comunque più di 1,80 m. Allora, mettiamo 1,85. Io so che il tuo mio amico Gabriel, che lo segue anche Giuseppe nel posing,
Lui L'uomo del era 1,88 m. 1,88 e mezzo e aveva il limite di 104 kg negli amateur l'anno scorso. Quindi lui, essendo comunque sopra i 188, sotto i 188 deve essere lo scarto un pochino più basso. Poi sopra i 188 invece scatta quello che è il limite teoricamente più alto. Mi pare che sì, abbia sì, un 105 forse di limite Bumstead sul palco, però non sono sicuro, devo guardare la cartella. Comunque sia Non impressionante il so cambiamento. che sia arrivato solo mezzo. Cosa, Albi? Il cambio della schiena di Bumstead è qualcosa di incredibile. Mostruoso. Anche femorale ti E Chris è blocca, un altro veramente. che di carichi va molto pesante. Proprio di suo, Sì, eh. lui è ancora giovane, questi cambiamenti avvengono di più da giovane, circa 40 anni. Cioè lui è addirittura 94, eh? Sì. Cioè è giovanissimo, 7 anni quest'anno. Madonna. Poi volevo chiedere magari a Giuse, ma secondo te è anche una questione di come è impostato il posing? Secondo te magari sai, è andato un pochino più indietro con le spalle, ha chiuso di più il lombare, non lo so, che ti Guarda, preoccupate allora di gomiti, lì spalle? do... no, ma sai cosa, Marco? Secondo me lì, allora, so chi lo segue nel posing, lui. La posa è identica, là ha fatto un miglioramento mostruoso. Se Ludo ribecchi quella cosa lì, ecco, vedi, guarda dopo il bicipite, ha messo un po' la gamba destra dietro, ha cambiato lo sguardo e forse si inarca un po' dietro sul lombare, ma se non hai quella massa supplementare non hai quell'effetto lì, cioè ragazzi, guarda che roba, ma tutto, cioè, spalla, braccio, cioè, la posa è molto simile, eh? Se è solo un po' inclinato Sì, in non è fuori, uguale, ma in... sì, dico, non è uguale, ma è molto simile. Cioè, lo vedi Sì, che ah, sì, diciamo che quel leggero cambiamento nel posing di sicuro non può aver prodotto quell'effetto lì. Lui che nella posa a destra mette la gamba un po' dietro, infatti si inchina un po' dietro e si vede più profondità sul lombare, in quella a sinistra è un po' più piatto sul lombare, però ecco, ha messo tanti di quei muscoli, cioè, oddio, a parità di peso quasi, ecco perché io dico, ragazzi, là è comunque una gara di fisico, che okay, il posing, ma lì c'è veramente tanta roba. Là veramente non ho mai visto una cosa del poi genere. mettici che magari le luci siano più vantaggiose nella seconda, mettici poi il cambiamento di posing, qualche non so, io so che questa, ti ricordi Albi che avevamo parlato con quel ragazzo durante un webinar, e quel ragazzo che faceva il fotografo? Ah, con Davide Giannico. Esatto, e lui per esempio diceva che in questo Olimpia avevano preso questo ragazzo molto giovane che ha Sì, fatto un lavoro della Madonna molto bravo. Facendo uscire delle foto dal palco incredibili. Mettici un po' non so, la qualità delle foto migliori, però lì è evidente che comunque i muscoli ce ne sono di più. Ce ne sono tanti, sì. Un cambiamento assurdo, ma anche sul palco si vedeva. No, poi c'è da dire una cosa, la foto a sinistra di Chris l'anno prima non è una gran foto, facci caso, anche l'abbronzatura, cioè mi lascia pensare che comunque quella sulla destra un minimo sia stata, non ti dico ritoccata, ma di sicuro abbellita un attimo con qualche effetto, Sì, ma perché si quella vede, sinistra... c'è un po' più di Bravissimo, nitidezza, vividezza, sì. Anche quello che i intendevo. giochi d'ombra, però è indubbio che è più grosso, quello sicuro. No, no, no. Non sono Infatti nella cambiamenti che prima puoi sinistra c'è la luce. photoshoppare. Non sono cambiamenti che puoi No, photoshoppare. esatto. Però, Lì non è quindi... neanche photoshoppato, lì magari appunto hai messo un pochino più di struttura, nitidezza, metti un pochino di giochi, Sì, sì, mettici poi sì. appunto anche la qualità Comunque tu del guarda che guardi il video della gara di fianco agli altri e vedi che fuoco. era Bravissimo. migliore. Oh, poi c'è da dire una cosa, tornando al discorso... Ed era una spanna soprattutto nel pre-jumping prevalentemente, perché si Poi... vede che, come abbiamo detto anche noi, lui ha questo problema ai reni. E quando è arrivato alla fine della finale, si vedeva che comunque era un po' sofferente, aveva trattenuto quel leggero velo d'acqua, lo vedevi che era stanco, si stava spegnendo, mentre Terence Ruffin, più andava avanti, più si tirava, più posava, più si tirava, mentre, Chris più posava e più si stancava, vedevi quasi che si svuotava. Non so se è stata appunto una questione di magari appunto gestione della ricarica piuttosto che drenanti, piuttosto che appunto il suo problema ai reni, però più andava avanti più regrediva mentre gli altri salivano. Ma Però nel Marco, pre-judging no, ma addirittura quando stavano per fare, quando chiamarono la classifica dei primi sei, cioè, c'era Chris che mani sui fianchi boccheggiava, cioè era era... venuto fuori proprio della serie, boh, ho dato tutto, sbrigatevi a premiare che voglio andare a casa, cioè non stava benissimo da quello che ho visto. Poi c'è anche questo per quanto riguarda le foto, che l'altro anno, cioè la foto a sinistra fatta a Chris, la gara delle 212 non si teneva sul palco degli Open,
Ben. Infatti, se vedete, la foto a sinistra è molto più illuminata perché, se non sbaglio, si faceva nella fiera dell'Olimpia. È Perché classic. Classic, esatto, i classic. classic e anche la categoria di Andriulli, dei ragazzi in carrozzina, la facevano nella fiera, palco della fiera. E quindi capite un po', la luce più ampia di un ambiente aperto. L'Olimpia quest'anno Orlando l'hanno fatto appunto in quel mega albergo al buio pesto. E quindi, Ma sai, lo fanno Orlando anche 2021, giusto? esatto. Infatti, le luci sono Esattissimo. totalmente diverse. Assolutamente. Beh, comunque Sì, infatti. la nota di base è questa cosa dell'allenamento comunque molto molto spinto, che io vedo che è comune. Il problema è che la gente fa sempre difficoltà perché non capisce mai che un atleta che si presenta bene perché è geneticamente portato, se si allenasse meglio, starebbe ancora meglio. Quindi è inutile che prendi l'atleta fantastico che si allena a cazzeggiare e tutto il resto e dici, vedi, però lui si allena così, quindi faccio come lui. No, aspetta, lui perché se lo può permettere. Lo stesso Philippe, io ho visto un allenamento che ha fatto qua a Manchester alla, oddio, non mi ricordo la palestra, comunque quella tutta gialla e nera. Si è fatto un allenamento qua, cazzeggiava, e lui diceva, io mi alleno così, perché devo allenarmi più intensamente? Cioè, io sono Mister Olimpia facendo così. Qual è il senso? Allora, o ti piace visceralmente, oppure realmente perché mi devo fare ancora di più il culo? Capito? Come Maradona nel calcio. Ma sì. Maradona nel calcio, se al posto di fare festa si fosse allenato veramente, come magari sta facendo Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo e Messi sono comunque due talenti imparagonabili, perché Messi è nato con la dote, Cristiano è Bravo. nato con una grandissima, siamo chiari, però Cristiano Ronaldo, come detto da tutti, anche da Ferguson, quando lo allenava, lui arrivava un'ora prima, andava via un'ora e mezza dopo, perché si applicava talmente tanto, cioè, ha raccontato questo aneddoto che, per carità, magari col calcio non interessa a nessuno. Evra, che era un suo ex compagno di calcio al Manchester United, diceva che dopo una grande vittoria col Manchester, Cristiano Ronaldo l'ha invitato a casa per festeggiare. Allora sono andati a casa di Cristiano Ronaldo, Evra pensava appunto di brindare, stappare, andare a far festa. Ha detto che gli ha fatto mangiare riso e pollo, dopodiché si sono messi a fare delle vasche nella piscina privata di Cristiano Ronaldo. Mi fa, io ne ho fatte due, che mi sono inventato una scusa e sono andato via, perché si era così festeggiare per Sì, prima via. Cristiano Cioè, la Ronaldo è famoso mentalità che di anche uno quando che... spesso torna dalle trasferte in aereo, non so, arriva a mezzanotte, si fa aprire il centro e va a fare una criosauna a mezzanotte perché così sa che recupera prima perché 2 giorni dopo deve rigiocare. Infatti non è un caso che a 35 anni sia Esatto. perfettamente integro fisicamente, non è un Esatto. caso. Ma poi, Ludo, nel bodybuilding, sai, poi scatta il discorso anche della longevità agonistica. Io leggevo di Dexter Jackson che, dopo essere diventato professionista, dopo aver vinto l'Olimpia, da lì smise di allenarsi con i pesi liberi. Cioè, lui predilige molto la Smith Machine, le Hammer, proprio per un discorso ho quella massa, ormai riesco tranquillamente a raggiungere quel tipo di tiraggio, mi conoscono così, io voglio durare nel tempo. E lo stesso discorso Certo. lo faceva all'epoca Darren Charles, un Io altro che Dexter l'ho allo... visto allenarsi molte volte. Dexter si allena così, si allena bene, tira Sì, dice. abbastanza, non si ammazza, Sì, lo vede mi all'80%, cioè lui piace. comunque ho controllato, ha beccato la sua dimensione, però ovviamente i fatti, stiamo parlando di Dexter Jackson, hanno pagato fondamentalmente, però ecco, gli altri arrivati a Dexter Jackson, poi casomai tirate il freno, però il discorso è Capito? sempre quello, prima bisogna arrivare lì e poi quello. Questa è una cosa Devo arrivare. fondamentale. E io vedo che comunque la nota comune è il carico, i pesi, è un qualcosa che deve crescere durante la tua carriera e deve crescere non perché fai power building, ma perché tu ti metti là e tiri fino alla morte finché i pesi non aumentano, il carico non aumenta. Quindi questa è una componente, fino ad arrivare a caricare tanto rispetto a quando avevi iniziato. Poi ognuno ha la sua struttura, cioè io non farò mai una tonnellata di pressa. Non farò mai chissà 200 kg di panca, non ho la struttura per poterlo fare, ok? Però nel mio arrivare a fare quei 500 kg, 520 di pressa rispetto a quando ho iniziato è tanta roba, ok? Nel mio piccolo. Quindi si tratta di aumentare e la nota comune e quello che secondo me dà proprio quella pasta muscolare che vedo è il portare le serie all'esaurimento, cioè arrivare a creare tanta intensità nel muscolo, quindi non sbattere i pesi, eccetera, ma focalizzare, avere un'ottima connessione e con quella connessione esaurire le fibre.
Quindi arrivare a fare quelle ripetizioni che non salgono, che tu spingi come un matto e stai 10 secondi in concentrica finché non la chiudi, con le fibre che senti che si sfibrano proprio, cioè che frizzano proprio. Quello ti dà tanta pasta, cioè la qualità proprio muscolare che poi riesci a portare sul palco. Quello che dicevamo anche prima, del punto che io appunto facevo riferimento, Giuseppe, ai bodybuilder nostrani, che poi ripeto, potrebbe essere anche un Sì, vabbè, ok. americano, quello che è. Ecco, se tu carichi 250 kg e fai mezzi stacchi, ma quei mezzi stacchi li fai con mezzo secondo di concentrica e nulla l'eccentrica, e fai Rimbalzando. ripetizioni rimbalzando sul fermo. Io non so quanto ti porti l'ipertrofia. Cioè, cosa che invece magari appunto un atleta strutturalmente forte che riesce a gestire, cioè, è quella la differenza, la gestione del Bravo. carico. Se tu sai gestire carichi alti, li gestisci in un certo modo, possono essere funzionali, cioè nel senso ti servono e logicamente ti danno quella pasta muscolare così densa. Non è che se tu prendi in mano un peso, lo fai così alla cazzo, cioè la densità muscolare, la forza così aumenta, non solo perché prendi in mano un peso pesante, dipende come lo fai quel peso. Perché Bravissimo. se no a sto punto cadi 30% il carico, ok? Avrai un carico esterno minore, ma un carico interno logicamente maggiore, perché quello che il tuo corpo percepisce è appunto durante tutta la contrazione, ha un tempo sotto tensione migliore, più lungo, appunto più lineare. Cioè, i pesi alti servono, va bene, ma devono anche essere gestiti in un certo modo. Marco, ma è come si dice sempre che i muscoli non sanno contare, cioè non è che il muscolo percepisce il tonnellaggio, il muscolo percepisce lo stimolo. È ovvio che ognuno di noi ha un tonnellaggio, cioè se io riesco da Checca Natural di 71,5 kg a produrre uno stimolo elevatissimo con quel tot di peso, non è che devo mettere 200. Se io lo produco con 80 ed è il mio limite e mi spingo oltre, lì sono bravo. Perché il muscolo appunto è lo stimolo che percepisce, non sa quando carichi sul bilanciere. Io vedo molti ragazzi, cioè, andarsi a allenare da professionisti oppure a grandi atleti, per fare i fighi, vogliono mettere i carichi di questi qua e poi vedo fare delle, non so, dei leg press con le ginocchiere, mani sulle ginocchia, 3 cm di movimento. Io dico, cazzo, anziché mettere 100, 200 kg, mettine 50, perché secondo me 50 devono tirar su. E andate con le ginocchia al petto, forse migliori, cazzo. Non è che per farti vedere che carichi del peso metti 200 kg perché sono ridicoli. Cioè, anche lì, cioè, come diciamo prima, Ludo, quando hai detto comunque, adesso girano dei video appunto delle gare di forza tra James e Ian che si sfidano alla panca. Non è che in Italia devono caricare tot come quei due lì, fondamentalmente, perché loro riescono a gestire quel carico, a produrre uno stimolo sul muscolo con quel carico. Può darsi che in Italia con le gomitiere ti spacchi spalla, gomito e maroni perché il bilanciere ti scivola pure davanti. Cioè, il concetto Certo. deve essere quello. Cioè, Una cosa che volevo chiedere a tutti, iniziando con anche Albe, la testa, ognuno poi. tu quanto fai scendere di ripetizioni con gli atleti e tutto, fino a che rep range arrivi in basso? Sotto le 6, sotto le Non sotto le 5? solito, non sotto le 5, qualcosa del genere, non sotto. Ok. Idem. Tra le 5 e le 15, 20, 30, insomma, dipende da cosa devi fare, però non sotto le 5. Te, Giuse? Anch'io, non amo per fare i massimali, roba del No, a genere. me neanche. Guarda, a me è l'unico esercizio dove delle volte io stesso, i miei vari coach, io con i miei, è il mezzo stacco anche 3, 3-5 colpi mi serve proprio delle volte, ma è un esercizio dove se sei bravo lavori in molta sicurezza solo per quello, ma squat, distensioni mai al di sotto delle 5. Anch'io. Guarda, anch'io stessa cosa, mi ci ritrovo. Io Io. scendo, il mio rep range più basso è 5-7 reps. Come Anche perché range. si avrebbe più peso, Wow. cioè, cioè quello. Sì. Sì, non è mai andato sotto le 5. Non lo vedo così produttivo per un bodybuilder. No, Per e poi me appunto, cioè, il problema è che nel bodybuilder, se scendi sotto una certa soglia, sono molti pochi i bodybuilder che realmente sanno fare un esercizio in modo corretto. corretto. Vuol dire efficace, vuol dire sicuro, riconducendomi alla tragedia del ragazzo a cui si è staccato il Peccato. pettorale, lì se ci guardi era un po' una tragedia annunciata. Ah, già quando ha attaccato il Era peso. troppo il carico, non riusciva a gestirlo, era più che sbagliata la posizione dei gomiti, cioè non poteva non farsi male. E lui, a me, io mi piace delle volte sintetizzare, delle volte forse troppo,
Secondo me il motivo principale perché lui si è fatto male è il doping. E come ti fa sentire Sì. il doping? Più un Dopo, fattore mentale che ti fisico. fa sentire invincibile. E più sei giovane, e più ti fa sentire invincibile. Lui più o meno la forza di fare questo peso, più o meno ce l'aveva. Come farlo? Non se l'è mai posto perché tanto, appunto, in quella condizione di superuomo indotto, sentiva di poterlo fare, ha fatto tutto quello che non doveva fare, cioè troppo peso, esecuzione scorretta, è saltato via tutto. Sì, poi metti la stupidità giovanile a E quell'età lì. senza quel drive mentale e anche fisico, perché comunque quando sei giovane i prodotti ti danno una forza mostruosa rispetto a quando sei vecchio, e ti senti in grado di fare qualsiasi cosa. E poi dal lato c'è il fatto che a certi livelli sono parte integrante del bodybuilding, però i soggetti poco coscienti portano a queste cose qua. Problema è che c'è poca poca informazione su questo argomento, poca poca, soprattutto in Ma poi Italia poi, per logiche legali, perché in Italia di base è illegale, quindi logicamente nessuno si azzarda a mettersi a parlare e tutto, perché tanto giro poco ti ritrovi in asso a casa. Essendoci poca informazione, di base, e visto che molti preparatori sono dei macellai, in cui prendono e sparano a mille, quel che è, poi chi sopravvive vince, mi fa fondo cassa di base, ci si trova in queste situazioni in cui peraltro il sovradosaggio porta a uno sviluppo della forza troppo veloce rispetto a quello che è l'adattamento tendineo, come dicevi prima, Albe. quello. È qua. E è la testa che ti fa sentire invincibile, Sì. che non pensi che ci puoi rimanere sotto, e questo ti prende. Ma perché non Che è poi perché soltanto un magari discorso di forse. muscolo, cioè non è soltanto io lo posso sollevare, perché il muscolo si può anche contrarre, ma i tendini hanno un tempo di Non adattamento più tendi. lento del muscolo. E a volte non arriva neanche mai pari, quindi Esatto. è questo il limite. Che poi magari appunto era anche un pochino il contesto, per esempio mi mettono nella sua testa da 23enne, deve essere, deve avere 23 anni lui. Quanti di tutti noi a 23 anni abbiamo fatto le cazzate, okay? Chi lo faceva col motorino, chi lo faceva con la bicicletta, chi lo faceva con altre cose. Anche io provavo a impennare finché poi non ti ribalti 10 volte, ed è la stessa identica cosa se ci pensi, cioè teoricamente tu hai magari una moto troppo potente perché l'hai truccata, fatto destra e sinistra, e poi però ti rendi conto che le ruote o i freni di un cinquantino, anche se ci hai messo sotto un 80 non sono rapportati logicamente a quello che è la potenza. Quindi stessa cosa anche lì. Si è fatto male nell'ambito bodybuilding perché a 23 anni, logicamente, magari si è spinto oltre quello che doveva. Se logicamente lo fa uno con il motorino perché cerca di impennare o magari piegare troppo, e appunto quello che potrebbe essere il tessuto connettivo in un motorino potrebbero essere le gomme che logicamente, essendolo piccole, non adatte logicamente a determinate velocità, eccetera, uno si può far male scivolando, cadendo, facendo un incidente. Stessa cosa ha fatto lui, quindi magari sai un po' l'incoscienza del 23 anni, mettici un pochino anche l'aiuto chimico che ti fa sentire invincibile, Ma poi mettici tu queste sfide che stanno. ascolti i social, cioè che la gente ti guarda. Bravo È Albe, quello. quello. Fai Infatti è quello credere che di più. questo Larry Wills, che adesso appunto sta invitando tutti a Dubai a fare sfide di braccio di ferro, sfide di forza e così. È ovvio che prima o poi qualcuno sarebbe successo che si faceva male, perché se fai comunque delle cose che hanno comunque sì un senso fino a un certo punto, cioè mi chiami un powerlifter a fare una panca del genere, sai che comunque ti sa gestire il peso, ti sa gestire comunque, e lo fai con lui, fai le sfide di forza con un powerlifter, per esempio un arm wrestler, quel ragazzo appunto del mio team che è andato giù, Hermes, che è andato a fare appunto la sfida di braccio di ferro con lui, sapeva già, comunque lui è campione mondiale, è andato giù, si è fatto una sfida con Larry Wills, però sapeva già che, ok, uno si può far male anche un professionista, per carità, però sa come affrontare, come fare il gesto, cioè capisci che se invece vado io, che di braccio di ferro non so niente, e facciamo una prova di panca in cui carico il 20% di quello che faccio quotidianamente in palestra, ci mettiamo a fare il braccio di ferro che la cuffia dei rotatori ti sta prendendo già a pugni appena prendi l'impugnatura e cominci a spingere se non sei magari riscaldato bene, non sei allenato, eccetera. Ci sono tutte quelle prove di ego, di forza per appunto attirare follower, social, che poi alla fine però fanno far Beh, male. ti ricordi Cioè, quando non si è fatto male il ragazzo, penso australiano, dai, quello bellissimo, quello che somiglia un Callum po' a Arnold, Van Meugem. Callum Mogg, che si è fatto male con
Con Bumstead a fare, cosa faceva? Uno stacco da terra con due braccia, No, il un'uscita di Carl. due braccia. Il Carl con due braccia. Esatto. Ma se vedete, infatti, la nota comune di tutti questi infortuni è che sono sempre ripresi. Quindi sono sempre quando la gente voleva fare qualcosa per postarla su Instagram. Perché questo è. Jumper Fuchs. Sì. Ma poi, Bra raga, sai cosa? Bisogna essere fortunati quando si fa una cazzata a non farsi male seriamente, come ha detto Marco. Cioè, se tu impennando già la prima volta ti spacchi la testa e ti portano in prona in visita riservata, non la fai più. Se ci vogliono 10 impennate per spaccarti il culo, lì poi forse dici, aspetta, dopo 10 sculate, capisci? Quel povero Cristo, il petto è partito al primo tentativo. Forse se gli fosse andata meglio, cioè, dipende anche là, il culo nella vita, cioè, forse noi poi, Ma che assolutamente. tra l'altro Jean-Pierre Fuss era fatto male durante un servizio di flex, giusto? Provandolo su. Esatto, perché lì Resta il culo, sì, non eri importa. in servizio, era un'esposizione, caricò Con esageratamente. 300 kg aveva. 300 kg di squat a freddo. Ed era nella Minimo palestra di Milos, nella Colosseum. Comunque Sì, c'è sempre di. per... Milo. Ah, che poi, no, che poi sentivo a proposito a questo di Jean-Pierre. Fu così che successe. Allora, lui si allenò in 3 ore d'allenamento delle gambe. Poi il fotografo gli disse: aspetta, guarda, te la senti di fare qualche altro scatto nello squat perché quella foto non è venuta bene, ok? Ovviamente calò la tensione ai muscoli perché gli chiese tipo mezz'ora dopo l'allenamento, quando un po' si era raffreddato, appena staccò il peso, fece per accorciare, cedettero all'improvviso le gambe. Quindi era la fine di un workout. La colpa fu quella, non perché era, ripre cioè, era ripreso perché successe, voleva, però era dopo 3 ore di workout di gambe. Per essersi raffreddato, ecco là scatta il discorso, la stupidità del fotografo e povero Jean-Pierre che disse: ok, azzardo una ripetizione con 300 kg, crack, chiusa la Che carriera. tra l'altro gli partì il tu entrambi i tendini rotulei, no? Sì, ma pensa il destino bastardo. Allora, lui poi, dopo un anno, riuscì a tornare a gareggiare nella Night of Champions, se non sbaglio nel 2009. Poi adesso poi mi vado a vedere Albi, uno dei miei flex che ce l'ho. E in quella gara lì, pensa a te, tornò a gareggiare anche Milos. Ed entrambi furono non cagati minimamente, pur essendo al massimo della forma. E mi ricordo pure che quella gara lì la vinse un Melvin Anthony, liscio come una patata, secondo Darren Charles che doveva vincere, e terzo all'epoca Richard Magic Jones, che resta uno dei più belli atleti che abbia mai visto, che poi sparì dal Richard nulla. è stato una meteora. Esatto, per andare dietro alla massa. Però ecco, mi ricordo quel duplice infortunio perché Milos, che si era fatto? Lui si era ustionato, si era bruciato quell'anno lì. Esatto, Si era bruciato in un incidente, era successo qualcosa, col professore mentre Jean-Pierre si era spaccato là le gambe si ed era ustionato. entrambi Secondo me era furono prima, sai Giuseppe, non era 2005. eh? Ma passato, io mi ricordo che tornarono comunque insieme alla Night of Champions. Che devo vedere l'anno preciso, ma di sicuro entrambi tornarono. Mi ricordo il servizio di Flex, entrambi furono boicottati, però erano entrambi in forma. Cioè, mi ricordo Ciampiere le gambe le mise su di nuovo. Cioè, Milo c'era in formissima, però entrambi non cagati fuori dei 10. Bah, strano, però, ma pensa a te. Oh, quella palestra porta un po' sfiga, cioè, devi questo. Hanno fatto delle signore foto, però, ragazzi, di infortuni ne sono visti tanti, porco Giuda. Cioè, io la cazzarola, mamma mia. No, ma altro, oggi si parla di Gold Gym, di Ben Francis. All'epoca veramente quella palestra lì di Milos faceva paura. Cioè, proprio con i mattoni, cioè le pareti, era una figata, Ecco, ad cazzo. esempio, Madonna. Albe, tu sei molto hai seguito molto Milosh. Ne parlavamo Sì, di. mi sono molto attratto dalla sua intelligenza, prima di tutto. Del metodo che ne pensi? Perché ad esempio Milos, io ci ho parlato, mi ha detto, cioè nel senso, lui utilizza tantissimo in realtà una prima fase molto meccanica di ricerca della forza, Certo, ma quindi. infatti chi lo critica spesso, poi qualcuno può non essere d'accordo, però spesso è perché non lo conosce. Cioè la sua metodologia non è solo pompaggio, ci mancherebbe. Cioè si Esatto. parte pesante e poi man mano che si va avanti con l'allenamento si aggiungono esercizi, si aggiungono giant, si aggiunge... Però la base è la forza, assolutamente. Sì. Lui proprio è vidute parte. Sì, assolutamente, assolutamente. Devo, se vedevate quei video DVD di Yamagishi quando lo allenava a Milos nel 2007, quando fece l'exploit, faceva degli hoax squat, ragazzi, da paura. Vedevi quelle piastre che cadevano ai lati, e poi facevano quei giant set che gli facevano a coppie lui,
il compianto Luke Wood all'epoca, l'australiano, e poi c'era anche Dennis Wolf e Silvio Samuel, che si Lui in quegli attaccava. anni ha fatto fare degli exploit alle persone Esplosi. mostruose, cioè Silvio Samuel, Dennis Wolf da quinto all'Olimpia 2007, forse miglior forma di sempre, l'anno prima fuori dai 16. Vadell terzo all'Olimpia che non sapevano che facesse bodybuilding, quasi, nel 2005, tantissimi. Poi è chiaro che qualcuno ha un po' pagato il prezzo per queste cose. Però, e poi comunque mi ha sempre affascinato il fatto che tante cose che diceva lui una volta adesso sono reali, ma no, ogni azienda che vende pre-workout, during workout, dovrebbe dare un Credito. centesimo per barattolo a lui, perché prima non si parlava di questo, quindi se c'è Vero. prima, insomma, un po' di Ma merito. adesso ha fatto fare un cambiamento della Madonna a Charles. Max Charles, da quando è con lui, porta una Sì. forma totalmente diversa sul palco. Non è più lo stesso atleta da 2 anni. Albe. Ecco, una cosa che non sposo tanto di lui, lui diceva sempre che quando si allenava faceva 550 workout all'anno. Lui si allenava sempre 2 volte al giorno, ogni tanto tipo 10 workout a settimana, 9 workout a settimana. Io questo non ci credo tanto. Cioè, primo non deve avere nulla da fare, poi ammesso che tu non abbia nulla da fare. Se fai il primo workout bene, il secondo è facile che lo sbagli. Poi se hai la testa per far bene anche il secondo, allora ci può stare. Però in generale Alla non mi lunga è difficile. piace. Giuseppe, ti ricordi il programma che mi hai mandato tramite mail di Milosh fatto a quel ragazzo? Ecco, noi, Giuseppe mi ha mandato questo programma di Il Milosh fatto programma. con un ragazzo e lì quant'era? Tutto il B giornaliero faceva. Tutto bio, Non sì, tutto c'è quel B fatto lì. giornaliero. Esatto. Sì, Sì, tanto anche sì, sì. lui nella peri-workout nutrition, solito veicolante, ciclodestrine piuttosto che altro, Io ho visto pendolante, aminoacidi. infatti pure la programmazione che aveva fatto a Ben Chou, che lui era seguito da Milosh un periodo e comunque tanto tanto a livello calorico, a livello di carbo proprio Forza. pesantissimo, Per pesantissimo. forza, perché con una bigiornaliera pesante, cioè, con una bigiornaliera pesante o carichi con le calorie, altrimenti cioè, non ti Ricarica capisce. molto anche con i veicolanti facendo la bigiornaliera. Albe, Lui che fa 20 pre, 20 post, tu SD fa 80. volevo chiederti anche Non è esatto. se ti va di parlarne, che cosa ne pensi dell'utilizzo di insulina di Milosh così pesante, perché lui è Vado un proprio secondo in aggressivo. bagno, intanto, ragazzi. Vai, vai. Ma Ho allora, tirato. C'è l'ora. Scusa Marco, lui c'ha la prostata un po' così. No, bene, Anzi, strano che sia andato solo una volta per Vero, attività. vero. Di solito una volta ogni 20 minuti, sì, si è passata un'ora e mezza, quasi una volta, mira, sta migliorando. No, Albe, volevo sapere un attimo che cosa, se generalmente concordavi, insomma, poi quanto ti va di parlarne, ovviamente, No, no, perché. no, allora, generalmente concordo perché, cioè, generalmente funziona, cioè non è un'invenzione, perché il veicolante in sinergia con altre cose che conosciamo sicuramente lavora, promuove l'anabolismo, promuove molto l'anticatabolismo, che poi è la base del suo programma, cioè il fatto di che il workout deve essere anabolico o anticatabolico è molto legato a quello. Una cosa per cui lui viene criticato, secondo me giustamente, è che dicono che usare l'insulina può creare diabete. Paradossalmente è il GH che può creare diabete, non è l'insulina che può creare diabete, perché l'insulina nasce come un farmaco per curare il diabete. L'insulina è un farmaco ipoglicemizzante, quindi il diabete è una condizione dove tu sei in iperglicemia, quindi non ci vuole uno scienziato per capire questo. E anche il fatto che quando tu sei molto alto con i carboidrati, questo l'ho visto anche dall'esame del sangue, anche se la tua body fat è buona, ma tu sei molto alto con i carboidrati, sei magari drug free, anche se tu hai la body fat buona, magari ti ritrovi con la glicemia mattino a 100-110. Questo vuol dire che il tuo corpo riesce in un qualche modo ad assimilare quei carboidrati e non a farli diventare grasso, però è evidente che il tuo pancreas non riesce a produrre abbastanza insulina per soddisfare quel trasporto di nutrienti necessario, e questo manda il pancreas in stress. Quindi, in condizioni ipercaloriche,
chi sceglie di usare l'insulina endogena va anche in parte a salvaguardare un pancreas, va a togliere un onere al pancreas. Questo non è un consiglio, non è No, assolutamente un certo. trattato medico, perché non sono medico, però è quello che gli esami del sangue dicono. Tu vedi glicemia passare da 110 al mattino a 80 la sera, ragazzi che hanno aiutato un pochino il pancreas a lavorare. Sì, infatti Sì, io la... infatti. Vai, vai. Cosa? Marco. Vai, Ludo. Vai, vai, vai. Okay, no, infatti dico quelli che infatti imputano all'insulina la colpa di, insomma, di far venire il diabete, certi Andare. diabeti, secondo me è un errore madornale, perché cioè, è il contrario, è il Appunto. GH fondamentalmente che può dare un problema di, appunto, di iperglicemia e quindi portare a un possibile stato di prediabete o diabete. Ma l'insulina teoricamente aiuta la glicemia ad abbassarsi perché va a veicolare appunto quello che sono il glucosio presente nel sangue. In quest'ottica qua la double split giornaliera a me non piace troppo neanche per quello, perché tu comunque sei costretto a dare troppi stimoli insulinici durante la giornata, per Concordo. quello che è anche un discorso di single split. Un'altra cosa di Miro, se lui anche in merito a questo suggerisce l'utilizzo di un veicolante veloce, appunto perché negli altri momenti della giornata è il pancreas che si gestisce da solo, cioè quando c'è un apporto di carbo basso o normale o nullo, il pancreas si gestisce questo trasporto. Quando la richiesta, cioè quando il volume di roba da trasportare è maggiore, gli dai un aiuto, dai un aiuto al pancreas e dai un forte aiuto ai muscoli, perché No, comunque funziona. difatti il discorso è questo, si sta sempre all'intelligenza della persona. Allora, un sovradosaggio di insulina endogena, così una persona che inizia una fase di massa, eccetera, porta a, non a diabete ma a resistenza insulinica, perché i tessuti vengono Bravo. inondati di insulina e i GLUT4 sono meno recettivi. Quando è che, cioè, Esatto. qual è la logica di Milosh? È, io creo una richiesta energetica, ok, con il mio allenamento. Ora, la richiesta energetica, quindi la richiesta di carbo, io gli posso anche dare carboidrati, però visto che parliamo di uno sport e di esseri sovrumani, sovrafisiologici, il pancreas non riesce. Quindi, l'unica cosa che ho è quella di dare un aiuto da un punto di vista endogeno, perché richiesta energetica, energia, però serve un trasportatore che il mio corpo da solo non riesce ad avere, ok? No. Quindi nelle ultime fasi di massa, in questo contesto in cui le calorie diventano troppo alte, tale per cui il corpo non riesce da solo, allora utilizzo un veicolante, ok? Ma solo in questo contesto, ok? Quindi Esatto. io dico che, cioè, d'altro canto, è logico che nel momento in cui una persona inizia una fase di massa e si mette a 100 unità di insulina al giorno, perché ho visto protocolli anche del genere, No, perché appena inizia, è logico che diventi resistente. Cioè resistenza insulinica, perché i tessuti vengono inondati di tutta questa insulina e i GLUT4, i tessuti diventano, per un meccanismo di feedback, diventano assuefatti, ok? Quindi di base la crei. Per cui si tratta semplicemente di utilizzarla in maniera intelligente. Io la cosa che ho sempre, che dico sempre, è di stare attenti a un altro discorso, che è l'impatto dell'insulina da un punto di vista cardiovascolare. Perché stimola tantissimo, cioè crea tantissimo danno endoteliale, stimola tantissimo, aumenta il rischio di incidenti cardiovascolari, cioè tutti questi aspetti passano totalmente in secondo piano, Neanche uno non ci pensa mai, ma è uno in dei... quest'altro la tua SD non mi piace. Capito? Esatto. Invece quel piccolo veicolante, poi peraltro veloce, prima dell'allenamento, che è quello in cui Milosh secondo me è più interessante. Veloce, prima dell'allenamento, con un'alta supplementazione di carbo intra, quindi già sai che tu stai facendo una cosa veicolata verso il muscolo. Quindi vai ad essere selettivo. Come dice Milosh, il sangue ri si ritrova ad essere pieno di nutrienti, ma anche ricco di insulina che te li veicola questi nutrienti. Ma dove? All'interno del muscolo, perché mi sto allenando. Capito? Esatto. Quindi Ma questo tutto. è un certo del workout con l'iperemia. Esatto. Quindi eviti anche di ingrassare. Perché tutti dicono ingrassi, Assolutamente. ingrassi, ingrassi, però non No, ma lo ingrassi. usi per quello. Però io Ciao. quello che ho visto, ad esempio, poi ditemi anche voi, però quello che ho visto è che anche ad alti livelli, almeno ultimamente, fatto salvo magari Milosh, eccetera, si tende a utilizzarne poca rispetto alle quantità di Milosh. Proprio dosata così nelle ultime fasi di massa, sporiadica e tutto.
Questa è una cosa che. In realtà, se ci pensi, una cosa anabolica o anticatabolica lo è sempre. E qual è il momento più importante del pre-contest? Assolutamente. Volere comunque avere una finestra. È una cosa abbastanza semplice che molti non sanno neanche esista, è che tutti parlano di rapida, ma rapida non vuol dire 10 minuti. Rapida vuol dire che entra in 15, ma esce completamente in 3 ore e mezzo qua. Sì. Quindi quando la gente sta male è perché non legge Bugiardino, cioè, capito? Quindi bisogna saperle queste cose. Sì. Verissimo. Va, è Io per esempio interessante. vedo molto. Rapido entrare, ma non è rapidissimo uscire. Ah, sì, certo. Esatto, cioè comunque 3 ore e mezzo, 4 ore dipende dal metabolismo, dipende da tante cose. Io per esempio ho visto ragazzi che conosco, io non ho mai provato, sono sincero, la Lantus, quella lenta. Una botta di unità al mattino, dura 24 ore, devi mangiare quasi anche di notte. No, cioè a parte una sonnolenza durante tutto l'arco della giornata Viene, perenne, ma proprio pesante. Facce gonfie che sono come se non ci fosse un domani, cioè cose assurde. Quindi, allora, veicolata, logicamente utilizzata per veicolare come appunto può essere un intra-workout, e quindi veicolata nel muscolo ci può stare. 24 ore di insulina, cioè, per me non ha senso, non ha fa senso. tantissimi danni, e dal punto di vista di guadagni, sì, può anche portarti un qualcosa come guadagno, però il gioco vale la candela, secondo me no. Ma sai, molti la utilizzano. La Lantus aveva un senso, secondo me, solo i ricarichi. Perché Ok, mangi vabbè, tutto il lascia. giorno e non fai niente. Ma Esatto, molti poi gli insulin day di Chad. la consigliavano in abbinata al GH perché dicevano che così mantieni, cioè corrispondi la situazione di immissione di acidi grassi del GH, cioè il discorso è che il GH ti crea problemi a livello ti porta a diabete e tutto il resto perché ti butta un sacco di acidi grassi nel sangue quando tu c'hai anche glucosio, quindi ti ritrovi questo mix e il corpo lo malgestisce, quindi alla fine ti ritrovi ad avere una situazione di resistenza insulinica, eccetera. Quindi dicono, spari la Lantus, sì, la glicemia è sempre sotto controllo tutto il giorno, quindi anche se il GH fa, boh, secondo me cioè, sono semplificazioni che la serie. Non metterti troppo a fare il medico, ok? Cioè, nel No, senso, no, gioca semplice con le poche cose che vedi che funzionano, che hanno logica, che anche molti atleti seguiti da medici endocrinologi fanno, ok? Ma non ti mettere a fare troppo i calcoli e le cose. Sì. Vedo che molte persone, poi ne abbiamo avuto esempio in una diretta Instagram recentemente, molte persone si sentono un po' sempre medici. E capiamo bene che ci sono i medici e ci c'è sono i personal trainer. abbastanza da ridere, però vabbè. Esatto, Esatto, c'è esatto. da piangere. Senti, ultima domanda che vi faccio perché al volo proprio molte persone mi hanno chiesto nel Q&A e sono curiose. Tornando un po' al discorso degli esercizi semplici da fare in casa, perché adesso molti si trovano senza attrezzatura. Quindi molto flash, voi che state seguendo atleti, che vi allenate pure voi, eccetera, si può crescere senza attrezzatura ma con bilancieri e manubri in casa? Sì, Sì. Io anzi, ti ho detto, ho fatto la mia season del 2020, l'ho fatta qua in garage e non avevo cavo alto, basso, non avevo nessun tipo di macchinari, non avevo l'half rack, non avevo tantomeno il power rack, non avevo niente, avevo un bilanciere. Manubri da 30 che avevo preso in palestra, proprio in calcio manubri da 30, una panca e un attrezzo che era tipo in poche parole una panca che scorre su due binari e ci facevo appunto appoggiandomi sopra, sdraiandomi prono, attaccavo un'asta della leg machine e facevo appunto simulavo Quella per fare Pilates. bravissimo, sì, tipo come quella per fare Pilates, esatto. E lì ci facevo magari stando seduto dei rematori, un pulley. E io lì ci ho fatto la massa per appunto tutta l'off-season del 2020 e sì, sono cresciuto senza avere nessun tipo di macchinario, cavi, rack. Quindi sì, secondo me sì. E Uno deve avere un comunque bel penso tonnellaggio a che casa. chi sei riuscito ad attrezzare un home gym a casa, cioè chi ha per fare questo ci vuole abbastanza spazio e un po' di soldi, però chi lo ha fatto non sono sicuro che tornerà in palestra, o magari tipo da notte, o magari cioè, chi però ha un'attrezzatura di un certo tipo, magari avrà sì un abbonamento in una low cost, però se si è creato un ambiente veramente valido in casa, non è male. Ma poi sai cosa, raga? Ovviamente,
Allora, devi saperti allenare, ci vuole un minimo di ingegno, perché io ti dico, all'inizio Albi, prima di farmi comunque la grotta giù, mi allenavo comunque in appartamento, avevo la sbarra entroporta, ovviamente sì, potevo fare tot trazioni, però devi avere la furbizia di attaccarti un elastico per un attimino togliere un po' di peso corporeo, non avevo neanche la panca, però un minimo bisogna essere attrezzati, cioè, ok, una panca, dei manubri, un bilanciere, però almeno due appoggi per il bilanciere devi avere. Comunque, ecco, l'allenamento a casa non deve essere, secondo me, un alibi per dire ok, cazzeggio. Cioè, deve comunque essere produttivo. Quindi un minimo, cioè, come diciamo adesso, cioè, ci stava nel primo lockdown, non essere attrezzati, però, Però ragazzi, adesso dopo Giuseppe, un anno e mezzo, due cagate compratele, perché almeno Giuseppe. come Marco, manubri regolabili, una sbarra entroporta con gli elastici, una panca, un bilanciere, due blocchi per il fermo e voi vi allenate tranquillamente. Ovvio che poi per preparare una gara è un'altra cosa, poi dipende molto anche dall'abilità del coach di fare una programmazione con esercizi e tecniche con quell'attrezzatura, però da casa devono capire che il coach poi non fa miracoli, cioè è un coach di bodybuilding, non è un coach di calisthenics oppure a corpo libero, quindi un minimo di spesa mettetevi in conto di farla, perché ok, bilanciere e manubri, ma la stabilità, la sicurezza di poterli usare ci deve essere con un minimo di blocco per il rack, cazzi e mazzi, non è che uno prende e si deve stare ogni volta, cioè un minimo di organizzazione ci vuole se uno vuole allenarsi in casa. Il calisthenics ha concorso ad arricchire gli osteopati e fisioterapisti anche più di quanto abbia fatto il CrossFit, quindi Vero. non è vero. Ma Ce Albi, ne ma anche volevo. oggi ne parliamo spesso, oggigiorno si usa spesso il calisthenics, ma anche il CrossFit come parte dell'allenamento del bodybuilding, anzi si dice che sarà il futuro del bodybuilding e quindi questa cosa mi terrorizza. Speriamo Comunque, bene. allora, la matematica non sbaglia mai, però tu mi fai venire dubbio. Tu è un anno, io ho visto la tua grotta, è circa Vabbè, mi sembra 25 proprio da sei anni in primo. metri. Poi se sei La tua l'ultimo. grotta è circa 20 metri quadri, più o Sì, meno, forse un po' esatto. meno. Meno. Sì. Tu è da un anno che ogni 2 settimane mi mandi su WhatsApp, Albi, ho comprato questo. Sì, Ok, anche. No, ogni 2 settimane, guarda cosa ho comprato. sì. Dove La cazzo cosa andate? della schiena. Ragazzi, ho fatto spazio nella grotta. Subito. Ah no, Adesso che io poi oh, è 5 metri. ho comprato il rack nuovo. Via. Sì, 16 metri quadri. Che poi Alberto è l'unico che c'è entrato nella grotta, veramente. Vedi. Vedi? Sì, Comunque, quindi. tra 2 mesi circa in casa nuova avremo un piccolo studio. AG, gym, chiamatela come volete, insomma, c'è uno spazio con attrezzature pese nella casa nuova, quindi siete assolutamente invitati per allenamenti, dirette, tutto quello Super. Io ho che visto attrezzature belle a casa. vorremmo fare. Volentieri. All'inaugurazione da notte in costume. Uno dei tanti. Col Uno dei tanti. pelo, Perfetto. sulla pressa di Gym Equipe Lituana, consigliata da lui, quindi sarà tutto molto bello. Ho dato che in Italia, ragazzi, non ci sono madonne di ordinare l'attrezzatura perché c'è delle ditte. Adesso ci sono tante cose da comprare. Una volta si parlava di home gym, adesso parlerei più di smart gym equipment, cioè in poco spazio Sì, attrezzature ottimizzare. professionali, tipo hack squat compresse integrate, ma cose valide, cose che pesano Ma fenomenale. 250 kg vuoto, cose io ho Professionale. fatto Sì. realizzare da un fabbro di Latina, spero, insomma, dove sarei ancora. Le cose con cui saremo Fichicelli, un power rack completo con dentro la lat machine, con i power arms, con all'esterno i cavi incrociati, cioè attrezzature vere in uno spazio contenuto, tanta roba. No, ma Dovuto infatti, Albi, ottimizzare tutto per forza. no, ma infatti vedi, un conto è usare la home gym come palliativo della serie in attesa che mi aprono le palestre, ok, ma se uno veramente ricerca l'home gym per allenarsi a poco spazio, lì ovviamente devi fare degli acquisti di qualità con la testa perché devi ottimizzare quello spazio, ma devi metterti nell'ottica che devi spingere, cioè non è un alibi allenarsi in home gym, io l'ho detto, Certo. ormai è un anno e mezzo che mi ci alleno, io la prossima gara la preparo in home gym, da quando ho Meno. cominciato migliorando, Ma cioè, ma poi ti dico. io il mio problema è che se dovessi mettermi a comprare cose per un home gym, mi farei Ti prendere la caccia di mano. Io casa al farei volo. tipo, me la immagino tipo quella di The Rock, capito?
quindi andrei a prendere dalle Che palestre bello. l'attrezzatura usata. Qua veramente compri hammer a 500 pound usate, Wow. fantastico. E ci sono un sacco di ditte che fanno le cose personalizzate, che proprio ti rifanno i macchinari, però fatti dalla ditta, dal fabbro. È spettacolare, spettacolare. Sì. Ma poi sai, oh, dipende sempre dalla testa dell'individuo. Cioè, a me, per esempio, il solito discorso piace allenarmi da solo nel silenzio quando voglio io. Ovvio che mi piace anche la palestra, però ho riscoperto la home gym e mi ci trovo a Dio. Però ecco, devi essere comunque attrezzato. Cioè, io, per esempio, vedi, tutto a corpo libero, però leg extension e curl erano due macchine per me imprescindibili, le ho prese. Quindi un Sì. minimo di investimento lo devi fare. Cioè, non è che Sì. vai lì con 300 euro ti fare un gym, ne devi spendere un millino, ne devi spendere almeno se ti va No, ma bene, sai, secondo quindi secondo me poi me ho. le cose su cui sei carente. Cioè, se sei carente sulle gambe, attrezzati sulle gambe. Se sei carente sul petto, attrezzati per il petto e via discorrendo. Giusto. Sì, ma raga, di base c'è sempre il solito discorso che devi saperti allenare, perché ecco, quella cosa importante, è vero, si può progredire con piangere e manubri, ma devi saperli usare, perché là o sei molto molto bravo e puoi allenarti appunto un minimo in sicurezza, altrimenti là diventa difficile da gestire. È sempre il solito discorso che facciamo sempre, là sta il coach poi indicare la via e insegnare ad allenarsi, perché con bilancieri e manubri i vecchi bodybuilder, Coleman ha vinto gli Olimpia solo con pesi liberi, tranne la pressa e la leg extension, il resto era peso Secondo me libero. lo fanno prima perché dicono, beh, un atleta si deve saper allenare. Ma noi lo diamo per scontato, è quello il No, ma ci problema. sono dei coach che proprio a chi sede di programmazione ti dicono questo. Ah beh, sì, ma allora è Mi devo come... allenare e ti dicono, beh, tu non ti sai allenare, a posto. No, ma infatti, Ludo, come dicevamo l'altra volta, che in Italia si dà per scontato che, visto che un atleta è un grande atleta a livello di risultati, di conseguenza si sa allenare, ma non è detto, Io do per scontato il perché molti contrario, io non so prendono... voi, ma io do per scontato che io parto proprio nel worst case scenario proprio. Cioè, vengono a me, ok, Uno non non ti si sai può allenare, dire. dai, mandami tutti i video, iniziamo. E sono pochi quelli che mi... E sono poche le persone con cui mi sono stupito, eh. Di media io parto basso, basse speranze vedo. Mi spiace dirlo, però, almeno per come lo intendo io, poi sia chiaro. È vero, ma infatti io all'inizio di ogni programma, adesso logicamente, se potessi accoglierli come facevo prima nella palestra in cui lavoro, ovviamente io prendevo il sabato, avevo la giornata dedicata agli atleti che potevano essere agonisti o no, e volevo vedere veramente sia all'inizio e anche durante i programmi come si allenavano, come anche solo come entravano, no? Con la testa dentro la palestra, vedere come affrontavano l'allenamento, la tecnica e tutto, no? Se arrivavano veramente al cedimento. Una volta un ragazzo, testimone, non sto scherzando, vi giuro, ha fatto la light machine al che ho incominciato a dirgli ancora, 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 ne ha fatti, no, vi giuro su mia madre, 18 in più, non 18, 18 in più. E lui diceva, ma io ero stanco all'undicesima, sì, ne hai fatte 29. Cioè, quindi partiamo sempre dalla base, però prima di tutto, quando potevo accoglierli, li vedevo qua. Adesso che logicamente c'è questo lockdown, non ti puoi muovere, io all'inizio di ogni programma vedo tutti i video. Dopo, logicamente, dico, se c'è qualcosa che non sai proprio di base, mi chiedi, ti mando io il tutorial che ti faccio vedere come si fa. Però di base, comunque tu mandami i tuoi. È vero, anch'io, come te, Ludo, ce ne sono pochi che dici, cazzo, si allena bene, cazzo, affronta in modo giusto l'allenamento. Tanti invece, magari anche gente che si allena da 10, 15, 20 anni, vedi che prendono in mano i pesi e li spostano. Cioè non è che si allenano, spostano i pesi. Cosa che per carità io non so nessuno, per carità, va benissimo. Cioè Vedi, c'è gente... in quest'ottica, vedi quanto tempo un allenatore deve dedicare se vuole fare le cose fatte Sì, bene. Perché tanti questo. partono da altri fattori, ma la base, secondo me, cioè, alla dieta è quella. Ok, la dieta te la mando per dire uno, cioè, ok, si manda una dieta viene, può essere spiegata anche tramite WhatsApp. Uno fa degli audio, la spiega, è semplice, basta che tu segui quello Un pollo lo prendi e lo metti in tabella, cioè. Per Per allenamenti esiste invece già vai. lo zafferano per questo. Esatto. Anche perché poi io sono molto su cose basiche, cioè riso, pollo, merluzzo, va bene le patate, però non è che sto lì a dare ricettine fit, che sai, magari uno deve ingegnarsi, anche se per carità, ma Marco, ma ho visto che la crema di riso, come devo mangiarla?
No, io, a me quello mi fa, Prima ragazzi, a me quello mi fa impazzire. di La crema di riso, cioè, raga, giri, ci sono le cazzo di istruzioni, la crema di riso. Cioè, è una cosa, cioè, devi essere un mongoloide per non saper fare la crema di riso. la, oh, la puoi anche shakerare, guarda, la puoi anche shakerare, fai, la bevi. Cioè, no, Marco, È fatta benissimo. per i papà, come avevi detto tu una volta in un È a prova podcast, di cioè papà. la sanno fare i papà, cioè quindi vuol dire che la sanno fare tutti, no? Però ecco, l'alimentazione uno dice, ok, uno può spiegarla semplicemente, basta che la segui, non è che devi fare tante domande. L'allenamento invece è quello che Tosto. purtroppo tanti coach o tanti allenatori non capiscono, e che cioè se uno si allena di merda, poi è ovvio che logicamente non può avere il 100% del risultato. Tu puoi dargli la scheda più intelligente, bella, tecnica, Tecnica, sì. cioè bellissima, più adatta a lui, ma se lui l'affronta al 50% bene e 50% no, avrà il 50% dei risultati. E quindi è quello che tanti non capiscono, che devi proprio dedicargli tempo a un atleta, cioè devi vedere come si allena, devi fargli capire come si allena e non dare per scontato che lui lo sappia fare, perché Anche perché, altrimenti... Cioè, Marco, anche perché se poi parliamo di, come si dice, peri-workout, a voglia di bombardarli di carboidrati, ma se questi qua non innescano la miccia, è lì che si va ad accumulare. Quello è un problema grosso, perché uno dà per scontato che questi qua ti innescano chissà cosa, quelli là non accendono neanche il fuocherello. Là poi li vai a sovraccaricati, diventano degli elefanti, porco Giuda, E grassi e infatti, Ugo, barbuti. tornando prima anche al discorso di Milos, perché bisogna, cioè, come magari io apprezzo la sua intelligenza, bisogna avere anche l'intelligenza di contestualizzare le sue cose. Cioè, lui si riferisce sempre e solo all'idea di un atleta professionistico che faccia solo il bodybuilder nella vita. Lui dice che tu puoi avere buoni risultati, ottimi risultati o i massimi risultati. Quindi tutto quello che lui dice è orientato a massimizzare una cosa. Ovviamente, se non hai a che fare con persone che hanno questo drive, questo tempo, questa voglia, devi magari usare quelle sue idee, però Sì, in un ambito contestualizzare, un pochino più sì. Lui la piccolo. prende molto da un punto di vista darwiniano, cioè Quindi, nel se senso bravo, che in allora, massimo così, prendendo, allenando flex wheel, cioè allenando tutto il meglio che ci possa ma fare. guarda, Milos a me la cosa che dice sempre nelle interviste, lui dice sempre se ti alleno io o se ti alleni come dico io. Lui lo specifica sempre, Bravo. perché gli dico no, perché dice ma se ti alleno come è, the sky's the limit. Se ti alleni Bravo. come dico Ma io, infatti questa non è una cosa da... La gente questo non... la gente La gente nella sua palestra ci sono i video con i ragazzi che vomitavano. Sì, Voglio altrimenti... vedere. Ma fateci caso, Albi, nel 2007 l'anno dell'Exploit di tutti quei campioni con Milos, li allenava tutti lui. Non è che Yamagishi era in Giappone e si faceva i cazzi suoi, cioè, ragazzi, li teneva sempre lì. Oh, l'unico anno, quello lì nel 2007, che Johnny Jackson, uno che non ne parla mai nessuno, fece nono all'Olimpia con Milos, è l'unico anno in cui Johnny Jackson portò le gambe grosse. Cioè, non le ha mai avute, neanche allenandosi con Branch. Quell'anno lì era sempre da Milos, le gambe l'ha portato in top 10 con le gambe grosse. Cioè, lì vedi la differenza. Quando era a Dallas che si allenava per i cavoli suoi, era la metà di sopra sulle gambe. Là c'è poco da fare. Quello che abbiamo detto Albi anche in altri podcast che abbiamo fatto è che tanta gente al posto di ci sta comunque leggere, informarsi perché è la base, cioè ci sta a studiare tutto, però anche noi dicevamo, se veramente volete imparare ad allenarvi, ok? Uno può imparare tutti i metodi che vuole sui libri, perché comunque ci sono tantissimi libri, anche quello di Ludovico è bellissimo, che poi quello che sta scrivendo ancora adesso, sono sicuro che sarà, che sta scrivendo adesso il secondo volume, sarà spettacolare su tutte le metodologie, eccetera. E lì puoi imparare appunto come interpretare una metodologia sulla carta, però come ti devi allenare, come devi affrontare gli allenamenti, lo impari solo ed esclusivamente se vai e dedichi tempo ad andare dai veri coach, atleti, comunque chi è stato famoso per gli allenamenti intensi, per chi come può essere Milos, come può essere Dorian, come può essere, non so, un Meadows, per esempio, andare e imparare veramente come cazzo ci si allena. Ovvio, magari se volete stare in Italia potete andare da altre persone, non lo so, io ho fatto questi esempi perché sono secondo me il top al mondo, però se uno vuole veramente imparare come ci si allena, deve andare o comunque stare a contatto con persone che gli facciano veramente capire, gli facciano imparare ad allenarsi nel vero senso della parola. Quindi per quello che logicamente, come diceva Giuse, se passi un anno con Milos, che ti sta al culo, attaccato al culo ogni singolo allenamento,
è ovvio che migliori, ma perché comunque ti spingerà sempre al limite. Imparerai comunque come affrontare un allenamento. Anche Andriulli, infatti, che sarà ospite in un futuro podcast, lui, parlando con lui, lui ha detto: quando io ho cominciato ad allenarmi con Dorian, ho capito veramente come bisogna affrontare un allenamento, sia dal punto di vista fisico e mentale. E Sì, e lì ha Dorian parla cambiato il mio. benissimo dell'aspetto appunto mentale, motivazionale, perché poi se parli con lui ti dice che anche dal punto di vista per le altre cose della preparazione sono stati fatti anche degli errori, approcci di 20 anni fa, però lui ha apprezzato tanto l'apporto mentale. Ma sì, quello fa Infatti lui ha tanto. detto che è un ottimo trainer, cioè Ma uno dei non uno. migliori trainer, ma non uno dei migliori coach. Lui guarda. Il problema è che dopo se tu no, da solo non riesci a riprodurre quel tipo di intensità, È quello. non Non è che arriverà puoi mai stare sempre da a. lui a pagarlo e farti allenare. Il discorso è quello, ed è anche difficilmente riproducibile. Cioè, Milos, mi ricordo comunque. Come dicevi te, Albi, comunque la Gaspari pagò 8.000 dollari per portare Yamagishi all'Olimpia. La storia lì è molto bella. Nel 2006, penso, la Gaspari l'ingaggiò, gli disse: guarda, noi ti daremo tot somma, poi dopo sembra fosse attorno ai 50.000 se fai 50.000, qualificare sì. l'Olimpia. E lui dopo che No, però vedi, lì ovviamente, cioè, è ovvio che ti pagano per fare quella cosa lì, però ovviamente è difficile riprodurre quell'approccio. Come la Cina che gli diede non so quando per portare in Cina a allenare quel ragazzo, quello alto che passò professionista. Cioè, là, quando tempo passò 3 mesi in Cina dietro a quello lì prima della sì, sono gara. cose non proponibili. Dopo lì sta la testa dell'atleta, infatti anche Grazie. Ludovico, tu parli spesso di intensità, che è probabilmente la cosa che fa, tra le cose che fa più la differenza, però poi sta l'atleta, cioè chi ha la testa di fare la leg extension come faceva Tom Plath o il pullover machine come faceva Dorian, cioè, tu ne puoi Infatti, parlare, ma è l'atleta che si deve mettere su. quello c'è. Infatti, quello che dico io è andare appunto da questi super coach, guru, eccetera, per imparare ad allenarsi. Poi non è che ci puoi andare sempre tutta la vita, tutti gli allenamenti, perché sennò sarebbe insostenibile anche dal punto di vista economico. Però se uno dice: ok, provo, vado da Dorian, sto da Dorian una settimana, assorbo il più possibile, cioè tutto quello che riesco ad assorbire, che logicamente non sarà mai come allenarsi poi con lui ogni giorno in palestra, però se tu riesci a capire, ad Dicevo quello che assorbire un dicevi prima. qualcosa di suo, anche solo di mentale, puoi comunque sommarlo al tuo bagaglio culturale, che magari sai, un granellino oggi, un granellino domani, un granellino dopodomani, uno alla fine, come si dice a Bergamo, granella, fosse un tutto, sì, cioè granellino, granellino, uno fosse una montagna, capisci? Quindi Sì, è per ma quello poi che. vedi, anche quell'esperienza che uno fa con Dorian, poi probabilmente quando ti alleni da solo capisci quando non stai spingendo e fai di molto per spingere. Esatto. Perché già il fatto di capire che non ti stai allenando oppure che puoi dare di più, ti vuole a farlo, e quello poi nel lungo termine si traduce in Ma miglioramento. infatti tantissimi a me chiedono dei corsi, che corso posso fare, che cosa ci sono, per carità, pure io ho Rhino Nation con l'Academy e tutto, però la cosa che tengo a dire alle persone sempre è, potete trovare 70.000 corsi adesso, ci sono online, con l'esamuccio finale, alcuni addirittura ti chiedono di mandare i video che fai dips e trazioni, roba del genere e tutto, bellissimo, però ragazzi, il valore che può avere passare un anno in cui un mese vado da Alberto, un mese vado da Marco, un mese vado da Giuseppe, un mese vado addirittura fuori e magari mi faccio allenare da Yates, un altro mese da Luca Cavagna e tutto, cioè mi vado a fare tutti a Nocerino, cioè in Italia ce ne abbiamo tanti, ma veramente tanti. Farmi un giro un anno in cui mi faccio dare piccoli spunti da ciascuno, cioè non avete idea del valore che può darvi, ma non avete idea. È una cosa infinita, ma perché? Perché se dovete investire soldi, andate da chi il bodybuilding lo fa, l'ha fatto, ma concretamente, non, cioè, io mi ci metto in mezzo per carità, però non chi fa i cazzo di video su YouTube, cioè chi concretamente fa qualcosa, è la cosa che dà più esperienza in assoluto, almeno è quello su cui anche io e Giorgio abbiamo investito il grosso dei nostri soldi a livello di formazione, su queste cose qua. È No, come tu, cioè, Ludo, che vuoi hai fare una cosa imparato. del genere, no, Ludovico? Come idea, uno dice: ok, mi faccio una settimana con uno, una settimana con l'altro, vai in giro, viaggi per l'Italia, viaggi all'estero. Quanto ti costa a fine anno? Dai 10 a 20 mila euro. Dove spende 10 a 20 mila euro un culturista medio italiano? Bombe. Dell'olio. Fine, punto.
Sì, ma Vabbè, anche dovete... banalmente fartene uno al mese, magari vai a spendere quei 2000 euro all'anno, invece di fare la certificazione tal dei tali, che Futurista ha... medico, capisce? No. Fa sempre il paragone, ma lo sai quanti boccettini mi Ma compro con quei lo 2000 fa euro? con l'integrazione? L'integrazione? Uguale. L'OTC, no? Per Sì, vero. rientrare le cose. Vabbè, ma con tutti questi soldi sai quante vial ci prendo? Che cazzo? Ma che ci No, ma fai se oltre a c'hai quello, tutto... vedi. Sei completamente infiammato, gli organi non funzionano, ha voglia vai al che ti devi fare per crescere. No, raga. Ho litigato, discusso con un ragazzo che seguo, che per carità è un mio carissimo amico, però tempo fa, ancora il primo lockdown, mi fece un discorso di no, mi piacerebbe cominciare a fare questo, quell'altro, e gli ho detto, ma scusami una cosa, ma tu a casa hai attrezzature? E ho due manubri da 10 kg. Sì, Ho avuto. detto, scusami una cosa, ma spendere quei soldi che mi hai detto in attrezzatura da home gym, gli ho detto, metti che adesso minimo starà chiuso ancora un po', poi richiuderanno, ma cioè, e tu mi stai parlando di spendere soldi in altro, in integrazione, capiamoci, e mi viene a dire che a casa non c'hai un cazzo per allenarti, ma cosa te ne fai di un botto di integrazione se poi alla fine non puoi creare danno muscolare o comunque non ti puoi allenare perché non hai l'attrezzatura a E poi casa? rischi di farti del male perché porco Giuda, non lo ottimizzi, cazzo, vai, cioè, porca Cioè, troia. è assurdo, Ma sai adesso, dai, veramente. adesso loro vogliono l'attestato che attesti che loro sanno allenarsi. Cioè loro vogliono sul letto della camera la scritta attestato personal trainer o l'attestato corso di allenamento intensivo. Poi li vedi e non sanno far nulla, né il personal trainer né l'allenamento, però vogliono far vedere che hanno l'attestato. Cioè, quella è una cosa... Poi può apparire dei Ma social, infatti vi cioè dico l'unica questo, io cosa che... quando ho aperto l'Academy, ok, quella fisica, quella vera, ok, che abbiamo sospeso adesso per il Covid, eccetera, quando ho aperto tantissima gente mi ha chiesto, vabbè, ma io posso seguirla anche online, posso seguire? Io ho detto no, regà, cioè è una cosa che muovi il Non è la culo e stessa vieni a cosa. Roma. Con i miei interessi, perché io online potrei fare numero illimitato, quindi quanta gente vuole, arrivare a molte più persone, perché a me veramente... Il più del doppio delle persone attualmente iscritte mi avevano chiesto di poterla frequentare online con il costo zero, perché bastava che facevo delle riprese che ho comunque fatto e ho lasciato disponibili La solo per i famiglia è la ragazzi, giri. la mettevo là, eccetera. E adesso che ho aperto la sezione Academy su Rhino Nation, non è che ho fatto il videocorso a cui accedi pagando 1000-2000 euro l'anno. Ho fatto un corso in cui tu, se tu sei abbonato a Rhino Nation, ti vedi anche quello, quindi è un contenuto in più che io ti do. Però perché questo? Perché per me il valore dell'Academy è il fatto che tu muovi il culo, vieni a Roma, trovi me, Giorgia, collaboratori, eccetera, che prendono, ti mettono in palestra e ti allenano. È questo il valore, è questo per cui te devi pagare. Non devi pagare per avere l'attestato. Attestato de che? Chi ti chiede l'attestato? Non te lo chiede Ma guarda, nessuno. Non te lo chiede oh, ma nessuno. no, Ludo, mi hai fatto ridere adesso l'attestato. No, perché come vi ho spiegato io oggi, al posto di stare qua in diretta, dovevo fare un bellissimo corso di primo soccorso online. Io volevo dire, ma Capito? porco Giuda, come cavolo si fa a fare un corso di primo soccorso online dove se mi muore uno davanti, io non so fare la respirazione bocca a bocca e devo vedere uno nel video che lo fa un manichino. Ma porco Giuda. Ok, il Covid, ok, tutto, ma infatti ti giuro, io ieri ho chiamato, ho detto no, cazzo, lo voglio fare quando si potrà fare dal vivo. Ti pago pure di più, ma neanche lo sconto è un fatto, Ti perché il trovi in costo quella online situazione. giustamente... Aspetta, aspetta, che riprendo il video perché non mi ricordo il passaggio. Ma come si fa? Ma anche lì, corsi da personal trainer, da coach online, cioè tutto online. Ma come cavolo fai a fare queste cose online? Porco giù, ci sono delle cose online, tipo l'università. Guardi una slide in aula o la guardi a casa, è la stessa cosa, ma corsi come bodybuilding, ok, se si parla di dieta, va bene, prendi appunti, ma corsi pratici che vedi a uno che squatta, ma cazzo, non so fare neanche lo squat, lo voglio provare, cioè, sono di quelle cose assurde, Ma infatti ok, il mo Covid che la gente si è ingegnata a inizia a dover guadagnare lo formare stesso, poi ognuno di furbizia, però dai. tecnici istruttori di tennis, inizia a formare istruttori di nuoto, tutto online. Vuole vedere come cacchio fai? Io, ok, io non so giocare a tennis. Adesso spiegami online come giocare a tennis. Secondo te divento un istruttore? No, ma però vedi, il discorso è quello di bodybuilding, ecco perché poi non sarà mai riconosciuto come sport a livello universale, perché queste cagate le facciamo solo inerenti al bodybuilding barra fitness, perché come hai detto tu, gli altri sport, queste cose online, tranne che non si tratti di corsi universitari, non se ne fa. È come se uno ha la pratica di medicina
ci stanno lezioni Skype online, ma la pratica te la vai a fare il reparto, ti fai il cazzo del tampone e vai a fare il tirocinio, non te lo fai Ah, online. ragazzi, e poi Parlando di uno anche a sport. livello più alto, ad esempio a livello medico, io alleno un chirurgo plastico di Bologna piuttosto famoso, e anche lui, cioè lui è un mio cliente riguardo bodybuilding ovviamente, e lui mi diceva che anche quando tu fai la formazione, anche quando lui ha fatto la specializzazione in chirurgia plastica, anche quando tu assisti agli interventi, comunque, tu quando esci da lì, che c'è il tuo attestato, quando vai a fare il primo intervento che lo fai tu, è lì che capisci che prima non hai fatto un cazzo. Quindi, questo è un passaggio molto, molto importante da far Sì, ma capire. allora ragazzi, l'anno scorso c'erano delle federazioni che tutti noi conosciamo Le che gare hanno online. fatto delle gare online. Ma tu dimmi, come cazzo fai a fare delle gare di bodybuilding online? Cioè, io non le ho neanche guardate, non mi sono nemmeno informato perché secondo me era una bestemmia assurda, una blasfemia incredibile fare delle gare online. Però c'è gente che ha fatto delle gare online e ha dato anche delle pro card, insomma, tu Giuse la Fantastico. conosci, Cioè, ma sai non cosa? facciamo nomi, però ha dato anche delle pro card No, online, io cioè. sapevo i prezzi, raga, per la cronaca non è che i prezzi sono stati scontati perché si trattava di gare online, il prezzo era tot, cioè uguale alla cosa live, ma poi anche lì il giudice. Come è difficile giudicare una gara dal vivo e le cagate le si fanno, figurati online, come cavolo fai? Ah, ma la Fuori. prospettiva a cui metti il telefono, la telecamera, quello che vuoi, le luci, qualsiasi cosa, poi le gare vanno fatte sul palco di fianco agli altri atleti. Cioè, cazzo, tu non puoi dare una pro card a un atleta che ha posato in sala nel suo salotto di casa. Cioè, un vero professionista, ma può essere un vero atleta in generale, anche un amateur, lo si distingue perché quando sale sul palco si fa notare. Okay, sia per la forma fisica, per il posing e tutto, ma anche per la tenuta di palco. Tu come cazzo fai a giudicare uno che è al di là della telecamera, della fotocamera, nel salotto di casa sua, quindi nel suo ambiente, senza nessuno di fianco, senza nessuno che comunque devi guardare negli occhi i giudici che ti mettono tensione, il pubblico, tra virgolette, pubblico, che poi alle gare di bodybuilding non ce l'hai mai tantissimo, però comunque c'hai quella tensione addosso che di sicuro davanti a una telecamera non hai. E giudicare una persona così, mettendo le figure una di Fotogrammi, fianco all'altra, cioè, esatto. ma non è la stessa cosa, Anche come non... se noi quattro adesso ci spogliamo e iniziamo a fare la gara, cioè stessa cosa, cioè è assurdo. Però vedi, tutto ciò è applicato solo unicamente a bodybuilding, perché le altre cose, le altre discipline o altro non hanno fatto nulla di online. È vero che il calcio, la pallavolo e gli altri sport girano soldi e sono stati i primi a ripartire come manifestazioni Sì, ma non agonistiche, giustificano, però appunto, se può. cioè, ma nel bodybuilding stanno facendo di quelle cose assurde. Io guarda, ti dico, mi ricordo l'anno scorso avevo preso una certificazione dello Strongfirst, che era panco, stacco e squat. È bellissimo, che lo auguro a tutti perché tu vai lì. Dalle 9 di mattina alle 9 di sera tu fai pratica di fondamentali. Sì, ma raga, scalzo perché imparano proprio la stabilità del piede. Dalle 9 alle 9, io sono tornato a farlo, amico, morto. Da quest'anno, pensate, lo fanno online. Io avrei dovuto fare il secondo livello, non l'ho fatto perché avevo capito proprio la valenza di farlo pratico. Io ti giuro, non abbiamo mai preso appunti. Dalle 9 alle 9 solo pratico. A me mi è rimasto ancora tutto qua, è passato un anno per dirti, mi viene automatico, perché la pratica, ragazzi, ti dà tanto. Il libricino non ti dà un cavolo, ecco È perché tutto corso là. online, ok, ma dipende di cosa. Quindi è Assolutamente. particolare la prova, ragazzi. Ragazzi, abbiamo fatto le 2 ore. Io direi di lasciare andare Alberto che è scioccato e No, io sono fame, però sto bene. Sono passati Tutte le 2 anni. volte Mandare un po' qua, Alberto. che faccio un audio a Giuseppe sto mangiando, vero? Sempre, sempre puntuale, ma è cioè, incredibile. Ma infatti volevo dirvi, ma te che timing hai ogni ora? Io Cioè, mangio, io fondamentalmente oh, mangio. se te mai dovessi avere un bambino, te avresti il bimbo qui con il biberone tu a mangiare, cioè ogni 2 ore, Io fisso, mangio, dai. fisso. E ora, ragazzi. Mandami un po' di fame, perché qua comincia a scarseggiare. Ma Vabbè, non ma mangio come non mangi tu, è capito? che mangio, per quello Perché sono mangi fame. troppo, cioè, te mangi troppo e ti è passata, cazzo. Congiuga. Bene, dai. Allora, Albe, speriamo di riorganizzare presto, ok? Molto volentieri, eh. Assolutamente. E chi si ascolta, io sono registrato su Rhino Coaching, Rhino Nation, quindi andate assolutamente Super. registrati. Grande. Dai.
Allora, riorganizziamo presto. Intanto ti ringrazio a questi altri due briscoli, come sempre, grazie ancora. E niente, ragazzi, ci aggiorniamo alla prossima. Ciao, Yes. grazie a Ciao tutti. Ciao. ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.